e a quello che verrà. Allora, hai 50.000, hai 50.000, e questa volta è vero, non so se qualcuno ha già visto o sentito qualcosa, esatto. Però adesso siamo ufficialmente online. Hai 50.000 e alla vostra, che siete accorsi e che avete risposto alla chiamata, come dicevamo. E che ci avete aspettato. E che ci avete aspettato, tutte le nostre intemperanze tecniche. Dove... L'audio si sente? Chiedete. Allora, l'audio si sente? Sì, sì, è vero. Tanto, capiamolo. Adesso ridi tutto quello che hai detto prima. Esatto, mo vattelo a ricordare, io vado a braccio, così non è che... intanto diteci se ci sentite, se ci vedete, se ci siamo, se è tutto a posto. Comunque, quello che stavamo dicendo prima, innanzitutto io voglio ringraziare Niccolò Poltronieri, che sta facendo una regia eccellente, straordinaria, malgrado non lo so, la follia. Ringraziare, eh? Vabbè, vedremo, vedremo. Ah, vedi, questi siamo noi, guarda, guarda, questi siamo noi. La decisione alla fine, al momento vedo qualcosa. Vedo ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Tantissimo indifferita, guarda, adesso faccio così. Eppure la latenza è bassissima, quindi... Vabbè, ma così, vabbè, ma forse ancora, è il telefono mio. E mamma mia, vabbè, comunque, dicevamo, scusate. Quanto tra l'altro proprio questo è proprio intrattenimento, sì, e la gente esatto, ha già staccato tutto. Esatto. Sono tutti andati a vedere le registrazioni di Sanremo. Esatto. Allora, dicevamo, grazie di essere accorsi alle nostre... alla nostra chiamata. Ma grazie a te per averci invitato. Grazie a te, ma soprattutto grazie a te, perché ecco, quello che avete visto in apertura è il video con il quale abbiamo festeggiato un traguardo importante per noi, il superamento delle 50.000 visualizzazioni su YouTube del nostro film Real Ghostbusters Tale, uscito nel 2021, e siamo oltre le 50.000. È un traguardo che ci riempie di orgoglio, di soddisfazione, e che ci ha fatto anche un po' riflettere, perché comunque non l'abbiamo affrontato spesso questo argomento, ma per girare Real ci abbiamo quasi lasciato le penne tutti, bene o male, perché è stata una... Beh, guarda Fumarola. Guarda Fumarola. Com'ero bello prima. Invece, io sono diventato il nonno, quindi so. L'unico che è diventato più bello è Fabio. Fabio. Riscuote ancora successo. Porca miseria. Beh, Simone il bello. Il bello. Esatto. E quindi ecco... Dicevo, ci abbiamo quasi lasciato le penne e un po' ci dispiaceva averlo parcheggiato lì su YouTube, e chi si è visto si è visto. Perciò abbiamo voluto cogliere l'occasione del festeggiamento delle 50.000 visualizzazioni e oltre, in realtà, perché adesso credo che siamo già a 51.000, sì, e qualcosa, per festeggiarlo a modo nostro, in modo un po' particolare, lasciando degli indizi che hanno suscitato un bel po' di domande, delle quali vi ringraziamo e vi siamo veramente molto molto riconoscenti. Tipo Daniele che dice: ma chi sono questi vecchietti? Esatto. I nonni, come quella volta di quella foto invecchiata che era uguale ad adesso. Che comunque effettivamente anche l'effetto, effettivamente c'è un effetto seppia, che sembriamo... È bello, è un video degli anni 30. È fatto apposta, perché questo è il prequel di Rio. Per farvi capire ulteriormente quanto siamo invecchiati, esatto. Per fare questo, ma soprattutto siamo invecchiati già all'epoca facendo Real. Sì, mamma io mia. Non avevo capelli bianchi, alla fine delle riprese mi sono... Io non avevo capelli, ma in tutto questo io non vi stavo seguendo perché mi stavo a fare gli affari miei, ma abbiamo chiuso un concetto o stiamo parlando? Forse no, forse stiamo andando veramente a braccio. Vabbè, chiudo il concetto che stavo dicendo. Il video che avete visto in apertura ha suscitato un sacco di domande, delle quali vi siamo grati, e siamo qui per rispondere a quelle domande e a tutte quelle che vorrete farci. Siamo a vostra completa disposizione. Esatto. Le recupereremo tutte, eh? Già tanto ci abbiamo quelle 6 o 7 ore di diretta. Esatto. Domani mattina. Al massimo alle 6 e mezza, 7 di domani mattina avremo risposto a tutte. Tanto ci seguite, no? Non c'è problema. Dopo domani mattina, giusto? Scusami, ero ottimista. E quindi ecco, abbiamo festeggiato con questo video, abbiamo... voluto mostrare qualcosa che chissà a cosa porterà, e stasera ne parleremo, lo sveleremo, ne parleremo insieme a voi. Speriamo intanto già di avere qualche feedback per quello che avete visto, per quello che vi diremo. Insomma, noi, ripeto, siamo a vostra completa disposizione. Chiedete, dite, commentate, insultate il meno possibile, se proprio... Io ve posso dire, no stasera,
ma in generale si potrebbe piangere. Forse sì. Ma pure senza forse, secondo me. Beh. E ve la butto là, beh, intanto. È una cosa. Spoiler! Spoiler alert! Esatto. Beh, esatto. Sono i deboli di cuore, guarda. Lui è il duro del gruppo, esatto, duro e puro, il prodigioso Marco Fumarola. Prenderò una patatina anch'io. Allora, che partiamo? Ecco, guarda, ci abbiamo tipo 8 miliardi di... Lacrime virili su Instagram. Fantastico, fantastico, adoro. Beh, non lo so, se vogliamo cominciare a dare un'occhiata a che cosa. Allora, intanto sulla chat live... Io saluterei un po' di gente, Daniele, Maui, ciao. Emma, grandi. Emanuele Costa, ciao. No? No, Emanuele Costa. No, mi poi abbiamo X Materia Teodoro, Massimiliano lo salutiamo. Grande Max! Grande! Massimiliano va salutato. Gig 1981, poi, sei ancora giovane. Se ripeto due volte gli stessi nomi, accollateveli. Daniele mi sa che l'avevo già. Sì. Poi Mr. P. Giacomelli, grande. Simona, grande Turcet, vabbè, un salutiamo gli Acchiappa Shorts, grandi ragazzi, yeah. Mitici gli abbiamo Shorts, il Fulgenzio, Gabriella Nanna, ragazzi, ma c'è gente meravigliosa online, Tamara Tosato, ma ne abbiamo un po'. Ce l'abbiamo un po'. Seguiti, Officine Pro, grandi ragazzi. McFire Eagle. Poi dopo, se ci fate, cioè, se ci avete fatto domande, nel frattempo poi le leggiamo. Intanto vi salutiamo, che non riusciamo a fare 2000 cose. Salutiamo Jens Florenzie. Ciao ragazzi. Ciao. McFire Eagle, The Cinema Center Productions. Porco due sentire. Wow, ma senti che sentite che pronuncia, ragazzi, senza bere di solito lo so. Il primo è tonico, è che purtroppo sto sotto antibiotico e manco posso bere stasera, capito? Old Fede 83, Stretch Armstrong e direi che McFire Eagle l'abbiamo già sentito. Sì, sì, dai. Sì, sì. Allora, per ora questi in chat live li abbiamo salutati tutti. Sotto con le non domande, so ragazzi, se... dai, non so dai, se dai, dai, dai. Iniziamo con qualche domandina? Dai, per riscaldare un po'. Vai, allora, diciamo che ci sono tipo un 70-80 domande su ci sarà un Real 2. Ecco. E questa, vai, rispondi subito. Giustamente anche, dicono su Instagram, che anche lì i presenti hanno nomi bellissimi. Però, giustamente, so... Ah, ma perché ci abbiamo la chat live anche su Instagram? Sì, su Instagram è... E allora, aspetta, vabbè, tu intanto parla così saluto anche tutti quelli di Instagram, se riesco. Molto bene. Dai. Come vedete siamo scafatissimi. Questo vi fa capire... Stanno già arrivando delle domande su YouTube. Però questo vi fa capire che attorone che sono io ad aver interpretato un personaggio che si sente molto a suo agio con la tecnologia. Con i social, che esatto. Tanto non ti paghiamo, lo sai. No? Comunque. No, non ti paghiamo. Niente, No, niente, non nemmeno no, con Real 2. No. Esatto. Allora, Real 2, devo dire che in questi da quando abbiamo pubblicato il video sono arrivate un sacco di domande anche in privato. Ma quindi state facendo il sequel? Ma quindi ci sarà un Real 2? Uno dopo una settimana ce l'ha scritto. Cioè, esatto. Dopo una settimana che riuscì a fingere quella del secondo. Non vi basta mai. Io non trovo la chat. Cioè, non so. Secondo io. La risposta più onesta che vi possiamo dare a ci sarà un sequel è sì e no. No, beh, cominciamo col no, perché è sempre meglio dare prima le brutte notizie. Ecco. No, perché come dicevamo prima, Real ci ha praticamente uccisi e al momento attuale nessuno di noi ha le risorse... sia economiche sia fisiche per affrontare psicoeconomiche, in realtà soprattutto economico, perché fisiche comunque se ci danno fisiche... 3-4 milioni di euro secondo me buttali facciamo via. Real 2 e 3 anche. Ma pure probabilmente 4, sì. 4. Diciamo probabilmente 4, sì. Dai, facciamo il coso, il prequel pure, le idee ci sono, le idee ci sono sempre state, e quindi un vero e proprio sequel non ci sarà. Però dicevo prima che ci dispiaceva aver parcheggiato il film su YouTube, anche perché tante persone ci stanno chiedendo ma Davide, Simone e Ludovico, ma le loro storie, ma vogliamo saperne di più. Quindi ci piaceva raccontare, dopo tutti questi anni, Real è ambientato nel 2017, l'anno in cui è stato girato, ci piaceva far capire un po', raccontare un po' che cosa è successo ai nostri acchiappafantasmi in questi ormai 7 anni. Saranno ancora acchiappafantasmi? Faranno altro? Saranno felici della strada che hanno intrapreso? Se ne saranno pentiti? Boh, chissà. Quindi in qualche modo... volevamo raccontarlo, però
dovevamo fare i conti con il fatto che un nuovo film non c'è proprio la possibilità materiale, ahimè, di realizzarlo senza una grossa produzione alle spalle. Anche perché Real è stata la realizzazione di un sogno comune. Per realizzare quel sogno abbiamo davvero dato fondo a tutte le nostre risorse, a tutto l'aiuto che proprio voi ci avete dato, poi parleremo anche di questo, per poter mettere in moto quella macchina che poi è andata in porto dopo 4 anni di post-produzione, che sono stati veramente, veramente, ma veramente tosti. Quindi abbiamo ottenuto un risultato del quale siamo tutti molto felici e non possiamo proporre qualcosa come Real 2 che sia al di sotto di quel risultato, perché comunque non si può fare, semmai qualcosa che lo superi, no? Anche perché una delle idee, uno dei sogni che noi avevamo proponendo Real ai fan di Ghostbusters, Real nasce proprio come regalo ai fan, era far vedere che realizzare qualcosa veramente dal basso è possibile se c'è dietro un'idea forte, una passione forte, un sogno condiviso e degli amici con cui condividerlo, che poi secondo me, secondo noi, è proprio il senso ultimo di che cosa significa essere una chiappa fantasmi. Condividere un sogno, per quanto folle e rischioso sia, e non avere paura di portarlo fino alle estreme conseguenze dal momento che accanto si hanno degli amici pronti a supportarci e a correre tutti i rischi, a incrociare i flussi con noi. Quindi il nostro sogno era anche proporre qualcosa che mostrasse che una roba del genere si può fare. Si può fare, e sognavamo un giorno in cui ci potesse essere magari una rassegna internazionale di fan film di Ghostbusters, nei quali magari si poteva ricordare Real come l'ingenuo antenato dei prodotti eccezionali che poi saranno creati via via negli anni dai fan. Quindi l'idea era anche un po' questa. Perciò non potevamo assolutamente andare al di sotto di quello che abbiamo proposto con Real. Però, come dicevo anche nel video di presentazione del progetto che facemmo per Produzioni dal Basso, questa storia vuole andare avanti. Davide, Simone e Ludovico non sono svaniti nel nulla, sono sempre lì, con i loro zaini protonici, con i loro problemi, con le loro fissazioni, le loro manie. Riguardate me. I loro brontolamenti, i loro momenti bui, ecco. Dolore, perché comunque il teatro, la recitazione, la loro apatia, esatto, esattamente. Quindi volevamo raccontare questa cosa, però ci serviva la possibilità di raccontarla in un progetto più contenuto e magari anche più immediatamente fruibile per tutti. Quindi l'idea è stata, e qui parte il tema della serata, perché non fare dei corti, dei cortometraggi pensati per il web, dei progetti più piccoli che portino avanti la storia di Real e che magari aiutino anche chi segue Real a contestualizzare meglio il nostro film nell'universo dei Ghostbusters, perché ricordiamo che Real, quando noi l'abbiamo girato e quando è uscito Ghostbusters Afterlife o Legacy, che dir si voglia, non era ancora uscito. Real è ambientato nell'universo dei primi due film e del videogame, a onor del vero. Quindi è ambientato anche nell'universo di Ghostbusters Afterlife e dell'imminente Ghostbusters Frozen Empire, che tutti noi aspettiamo con un hype che ci sta spolpando vivi. Perciò, perché non raccontare qualcosa che ci aiutasse a collegarci a questi film, a questo film che abbiamo così tanto amato e a quest'altro film che speriamo di amare altrettanto. Quindi non un Real 2, ma un Real 1.5. Real 1.5. 1.5. Un DLC di Real. Esattamente. Una sorta di 2, ma non riesco. Ma comunque... In tutto una questo... piccola appendice, dai. Raga, scusate, sono... No, non lo posso una dire. Pippa si può dire? Si può dire pippa? Ok, sono una pippa. Saluto tutti quelli che ci stanno seguendo su Instagram e su Facebook. Mi aggiorno su Instagram. Ecco, grazie. Hai avuto 10 minuti. Io non so se vi siete resi conto che stavo facendo super cazzo. Stavo aspettando che non è vero niente di quello che ho detto. Non ci sono dei corti. Io non conosco queste persone. Oh mio Dio, cioè è troppo difficile. Io ho provato, ma. Io su Instagram, perché tu c'hai i commenti di Instagram perché e io sto no? Sto facendo la diretta col telefono. Ma con l'account di Real. Ti ho dato io l'accesso dell'account, perché io non lo posso. Ingrato! Vabbè, comunque
Diciamo che su Instagram ci sta Angelo Crane, scusami se non ho letto bene il nome, che ci Angelo, grande. Sì e no, is the new stacce. Grande, grande, Angel, ti voglio bene, grazie. Allora, a parte che ha proposto anche di fare un podcast stile The Lost File con la voce dietro. Wow. Gli altri non valgono niente. No. ci dicono anche, ci comunicano che sempre lui, credo, dice che se un produttore lo visionasse... È sempre lui dice che appunto se lo vedesse un film... Vabbè, dobbiamo raccontare il produttore. Allora. Comunque Daniele dice... sarebbe il caso. Allora guarda, visto sul discorso del produttore, io racconto una cosa che forse a qualcuno è sfuggita. Circa un annetto fa... Un annetto fa, siccome... Come detto, siamo un gruppo di amici che ormai ci vogliamo, siamo come una famiglia e siamo ognuno con le sue fissazioni, le sue follie. All'incirca, quando sono chiamata? Alle 2 del mattino? Sì, regà, l'acqua. Prego. Abbiamo ricevuto, tanto per farvi capire, abbiamo ricevuto una richiesta se volevamo partecipare a un festival. Quindi un festival di cinema, di fantascienza, di omaggi e via dicendo. Eravamo, quindi io siccome... ho mandato un messaggio, ho detto tardissimo, ho detto qua Cristian, guarda, non lo so, vediamo, perché abbiamo avuto ottimi riscontri, soprattutto all'estero. Devo dire che lo hanno proiettato 2 volte in Ohio, sì. Ho avuto grossi riscontri anche... 3 volte, tra poco una quarta ci sarà. Hanno addirittura fatto una puntata in Messico che parlava anche di noi in una trasmissione televisiva, quindi ormai abbiamo un seguito che va al di là dei nostri confini. Allora io ho detto, guarda... Cioè, capito, Simone in Messico arrivava... fortissimo! Sì. Lo chiamano El Frechito. El Simone. No, scherzi a parte, comunque allora ho detto, guarda, io vorrei fare una cosa, visto che abbiamo avuto tutti questi riscontri, mi piacerebbe tantissimo avere un confronto per il lavoro che abbiamo fatto da italiani anche all'estero. Quindi ho detto, guarda, è tardissimo, sono le 2 del mattino, io se a te va bene, Edo, iscrivi il film per vedere cosa succede. Non avendo controllato che quello era un festival che sostanzialmente omaggiava quell'anno... perché si tiene praticamente dove è stato girato Star Wars, quindi sì. Sono 8.000 film, fan movie, film e cortometraggi su Star Wars, quindi si presentano questi spaghetti con un film su Ghostbusters in un contesto dove c'era Star Wars, quindi eravamo praticamente incastrati. Sì, trova l'intruso. Trova l'intruso. E dove c'era anche Ian McKellen. Tra l'altro tra i film iscritti partecipava Ian McKellen. Quindi pensate un po'. Aiuto. Incredibile a dirsi, dopo qualche settimana ci chiamano, ci dicono che non solo il film è stato accettato, ma che eravamo in lizza per poter avere candidatura dei premi. Siamo stati candidati per miglior sceneggiatura originale e miglior lungometraggio. Miglior film. Quindi ci siamo trovati all'improvviso questo riscontro anche all'estero che ancora di più ci ha galvanizzato. Sì. Già a noi fa piacere quando una persona ci scrive delle cose... dall'estero, perché comunque c'è stata un'americana che una signora mi pare che aveva detto una mamma su Instagram, sull'account di Real, ci ha mandato un messaggio che io ho screenshottato, me lo sono salvato e nei momenti bui me lo rileggo. Sì. Perché questa ragazza mi ha detto: sono una fan di Ghostbusters, ho visto il vostro film con il mio bambino di 7 anni che non se la cava molto bene a leggere i sottotitoli, però comunque gli è piaciuto tantissimo e vi volevo ringraziare per il cuore che avete messo in questa cosa, per l'emozione che ci avete regalato, mi avete aiutato a far appassionare ancora di più mio figlio. Io l'ho finito di leggere, ho pianto. Ecco, esatto. Io non lo sapevo, adesso famo piagne e Fabio in diretta. Esatto. Sì, ognuno vedi io, a sapere le lingue. Io qui porto un anello, giusto per saperlo, perché un ragazzo mi ha scritto su Facebook una volta, un ragazzo americano, ha detto, ma tu sei uno dei registi di Ria? Sì, ha fatto, guarda, ti faccio incisioni, ti faccio questo, adesso non si vede da qui. È un anello che c'è l'incisione del logo di Ghostbusters, me l'ha mandato lui dall'America proprio per... Quindi sono piccole cose che riempiono il cuore. Sono quello per cui abbiamo fatto tutto. Deciso di fare questa follia. Perché speravamo... L'idea era appunto di fare un regalo, poi se il regalo è gradito o no, si vedrà. Ricevere questo apprezzamento davvero ci fa dire sì, è stato un bel mazzo, però ne è valsa proprio la pena. Sì, sì, sì. Perché lo scopo era questo. Ovviamente, essendo Ghostbusters un marchio registrato, per chi non lo sapesse lo ripetiamo, il progetto nasce, si sviluppa e prosegue come progetto totalmente privo di qualunque fine di, scopo di lucro. Il primo di noi che si dovesse mettere in tasca mezzo centesimo, gli arrivano a casa, magari non oggi, magari non domani, ma magari fra un anno, gli arrivano a casa gli avvocati della Sony con il mitra e lo uccidono. E hanno pure ragione, perché dicono giustamente voi state lucrando sul marchio che è nostro. Quindi è un progetto nato esclusivamente per passione
e ricevere così tanto amore, così tanta passione, così tanto affetto indietro per quello che abbiamo fatto è davvero è una cosa che fatichiamo a descrivere. Perché... ti rende contento di esserti accollato anche Fumarola. Anche Fumarola, sì, sì, esatto. Alla fine ne è valsa la pena. Malgrado tutto... Cioè, alla fine anch'io a un certo punto ho recuperato un po' di messaggi anche di quelli stranieri scendo sotto capivo una parola Google Translate e quindi... il mio inglese è però effettivamente fa piacere perché sì. Abbiamo fatto per quello no? Per la passione per farla continuare sì per vedere se il nostro modo di vivere questa passione era in qualche maniera condiviso con altri. È come il Fantasarremo per la gloria eterna. Esatto, sì, sì. Esatto, metafora calzante come non mai. E quindi ecco, per tornare a bomba alla domanda, ci sarà un Real 2? No, un Real 1.5 sì, ci saranno dei corti e più avanti nella live entreremo più nel ne parleremo. Ne parleremo. Allora, vediamo un po'. Ah, tu intanto a questo punto se c'è qualche domanda faccia. Su Instagram, sì, su Facebook, su YouTube è arrivata anche un pochino di domande. Allora, io su YouTube leggo dalle ultime. Sì. Ci scusiamo già in anticipo per allora, quelle che perderemo, perché se, sì, mi sembra sì, evidente che... non sappiamo, abbia... non bastiamo capito, noi stessi. Metteteci non abbiamo tu, allora, un no? Grande polso allora, della situazione. Allora, Sergio ci chiede, ciao, siete favolosi. Grazie, grazie. Buono. Cosa... si riferisce solo a me, non a voi. Ovvio. Che non mi si vede. Cosa dite della nuova generazione di Ghostbusters? Beh, io francamente, devo essere sincero, il Legacy of Afterlife è stato, diciamo, il passaggio di consegna ideale, nel senso che comunque non è stato radicale. Per me, ne parlavo proprio quando siamo andati a vederlo, no? È stato un momento per chiudere in maniera coerente e anche toccante la parte che più premeva tutti i protagonisti. Tra l'altro una cosa che voglio dire, perché probabilmente molti non lo sanno, noi siamo andati a vedere anche l'anteprima, ci hanno invitato, che era quella con i sottotitoli in italiano, e una proiezione prima dell'anteprima è stata proprio quella di Jason Reitman, che presentava il film, e diceva una cosa importante, come una caccia al tesoro e altre cose, poi aggiungeva, io questo film l'ho girato con mio padre, cioè Ivan Reitman, il regista dei primi due Ghostbusters, a fianco. Quindi quel film ha chiuso un capitolo ma ne ha aperto un altro, secondo me in maniera efficace, anche perché c'erano dei passaggi obbligati che dovevano tenere e allo stesso tempo devono cercare di introdurre in maniera giusta la nuova generazione. Secondo me i presupposti perché questo che uscirà possa ampliare ancora di più l'universo di Ghostbusters ci sono tutti, almeno dal mio punto di vista. Poi assolutamente. Non so voi... Assolutamente, io trovo che Ghostbusters Legacy avesse una responsabilità importante, doveva riportare a casa tutti quei fan che erano rimasti in qualche modo delusi o addirittura scottati dall'esperimento del 2016, esperimento che, attenzione, ha avuto secondo me il non trascurabile merito di aver fatto scoprire a chi deve mettere i soldi, cioè in questo caso alla Sony, che il marchio di Ghostbusters tira. Tira anche se il film che voi proponete non è quello che i fan chiedono da 25 anni. Quindi, perché non provare a proporre ai fan quello che chiedono da 25 anni? E così è partito Ghostbusters Legacy. E l'ha fatto in maniera eccellente, anche secondo me, perché ha presentato una nuova generazione di acchiappafantasmi con delle personalità che in qualche modo si riallacciano a quelle dei Ghostbusters storici. Ovviamente in Phoebe possiamo rivedere Egon, perché McKenna Grace è stata... Io lo dico sempre, il vero effetto speciale di Ghostbusters Legacy è McKenna Grace e il modo in cui ha studiato l'interpretazione, la recitazione di Harold Ramis nel proporre la sua figlia. Anche nella voce. Nella voce, impressionante, ha trovato le stesse note nasali che aveva lui, pazzesche. Trevor, suo fratello, è un po' il Venkman della situazione, un po' che va presso alle ragazze, un po' cialtrone, però di buon cuore, coraggioso. Podcast è assolutamente Ray, quindi l'entusiasta, il sognatore, quello che parte a mille qualunque cosa gli proponi. Lucky invece è Winston, Winston era l'uomo della strada, la persona qualunque tirata in ballo, neanche lui sa bene come, e poi si trova a combattere fianco a fianco ai Ghostbusters. Quindi hanno reinterpretato, hanno riletto i personaggi dei primi film in modo secondo me molto efficace e credibile, e sono veramente veramente curioso di vedere che cosa ha in serbo Gil Keenan, che ha diretto Ghostbusters Frozen Empire, Minaccia Glaciale, che uscirà in Italia l'11 aprile, e siamo qui che ci sfreghiamo le mani. Ho
Ok, intanto recuperiamo un po' su Instagram. Ah, salutiamo anche Giovanni Recalcati. Grande Joe, mitico! Giovanni Recalcati, dovete sapere che è oltre che un nostro amico e sostenitore di Real fin dai nostri primi esperimenti, è stato il consulente fisico, perché Giovanni è un illustre fisico. Ma fisico, esatto, non nel senso... Non fisico nel senso che... Che stava lì. Lui è uno che studia fisica ed è stato il consulente di fisica per Real Ghostbusters Sale. Le formule che vedete scritte sulla lavagna di Ludovico sono tutte generosamente fornite da Giovanni, che ha immaginato come tradurre in termini di formule il funzionamento dell'attrezzatura dei Ghostbusters. Ed è stato straordinario, ci ha dato una mano incredibile. Allora, Mondo Nostalgia 90 ci saluta. Pizza, ciao ragazzi, Mara. Grandi. E sì, ragazzi, per chi vuole potete passare a YouTube, almeno riusciamo a radunare tutta la chat in un unico posto. Quindi se volete sapete che... Grazie. Fate un favore a questo momento. Sta avendo una crisi isterica sul passare tutti su YouTube. Allora. Ma lo si nota il sorriso di Fabio che non smette di emozionarsi. Che allora, vabbè, vado un po' a caso. Vai. Poi cerchiamo di recuperarli tutti. Avrei due domande. Ah, bene. Qual è stato l'episodio più divertente che vi è capitato? La prima. E come mai avete tagliato il pezzo in cui Simone neutronizza la bambola? Un saluto da Michelangelo. Allora, grande Michi. In realtà non abbiamo tagliato la parte della bambola. La parte della bambola era un corto fatto apposta quando noi abbiamo iniziato a girare delle piccole cose per promuovere Real, per far vedere, per farlo conoscere più o meno che cosa volevamo fare, per far conoscere un pochino i personaggi, perché comunque Real è stato sostenuto dai fan, da chi ha creduto in questo progetto con un crowdfunding. E quindi il corto della bambolina è un corto fatto apposta, e che a me mi fa ridere un botto. Posso dire che è uno dei più divertenti, è uno di quelli che quando portiamo in giro per come si chiama? Convention, fiere. Ero stato bravo fino adesso, poi purtroppo. E quando lo portiamo in giro, comunque è uno di quelli che rende, che rende di più e fa ridere tantissimo. E non abbiamo potuto reinserirlo perché la bambola ormai era esplosa. La bambola sì. Non si poteva recuperare. Perché è esplosa davvero, cioè la bambola è esplosa davvero. Noi siamo sempre a favore degli effetti pratici, quindi l'abbiamo neutralizzato. Ho messo in casa, però ha fatto un po' di casino. E per me l'episodio più uno degli episodi più divertenti quando abbiamo girato Real è stata una scena in particolare. Dai. Allora c'è la scena quasi all'inizio del film in cui io, il mio personaggio e il personaggio di Edoardo si trovano insieme a fare colazione. Ludovico non c'è. Non stiamo riuscendo a venire a capo di questi progetti che ci ha mandato il professore, per chi ha visto Real... Egon, tra l'altro ringraziamo il maestro Mario Cordova per aver prestato la grazie sua voce. Grazie ancora, veramente. Però non ci capiamo niente, sono troppo avanzati per noi. E a un certo punto, mentre stiamo facendo colazione e guardiamo i progetti, ci chiediamo dov'è Ludovico. La scena è... Provate a rifarla. Sì, ciao. Allora, ci chiediamo, ma Ludovico dove è andato? Bah, sarà, com'era? Oddio, è tornato scettico, è tornato a Padova. E poi ci viene in mente, o è rimasto in garage. Ma dovevamo guardarci. Dovevamo guardarci e dirlo insieme. Quindi c'era questa girata, o è rimasto in garage. E lo diciamo insieme guardandoci. Non c'è mai riuscito. Mai. Cioè, alle prove sbottavamo a ridere. Durante le riprese abbiamo riso tantissimo e non è, cioè la scena che vedete non è quella buona, è l'unica buona. Infatti c'è cioè, tipo il cambio scena immediatamente dopo. Sì, praticamente è rimasto in gara. È tutto filmato, anche durante le prove ho filmato, non si riusciva a vedermi a capo. Non so se voi ne avete qualcun altro. Io me ne ricordo uno, e non aggiungo tacci vostra perché sono un signore. C'è una protagonista femminile in Real, Susanna, interpretata dalla nostra amica Lidia Perrone, che salutiamo. Ciao Lidia. Muovete meno il tavolo così la gente non viene mal di testa. Ah, vedi, perfetto. Perfetto. Fumarola. Fumarola, ma cioè, il braccio qui non ce l'hai più. Ora, nel film
Davide, il mio personaggio, è cotto di Susanna, il personaggio interpretato da Lidia. Dovete sapere che nella vita io e Lidia siamo amicissimi, siamo reciproci testimoni di nozze, per farvi capire, insomma, siamo proprio... E, c'era questa scena in cui doveva esserci un bacio appassionato fra i due. Quel bacio è stato buono alla prima. Questo è quello che dici tu. Questo è quello che dici tu. Il regista non era d'accordo. Assolutamente no. Andava fatta una prova tecnica. Abbiamo fatto la prova tecnica. 25 prove tecniche. Vabbè, allora ragazzi, però scusate. No, adesso tirati. Io ora, tra l'altro... Tirati indietro perché ti fanno baciare Lidia. No, tra l'altro, per chi non dovesse aver visto Real, Lidia è aiutami a di bella. Quindi non mi sto lamentando di quello. È che ho passato un pomeriggio a pomiciare con mia sorella praticamente. Quindi... Non era un giudizio estetico, era una cosa così. Vediamo in chat chi è d'accordo con quello che ho fatto io. Vediamo se e a un certo punto, addirittura su un chat, mentre noi eravamo lì tutti concentrati a baciarci, questa persona, che di cui ora mi sfugge il nome, mi fa partire la musichetta. Cioè, capite io con chi devo lavorare? Con chi devo lavorare? Io posso scrivere, se vuoi, con il mouse il merda sulla testa. Io il merda proprio, grazie. Tutto il tempo. Allora, poi... vabbè, però fate un po' c'è fare. Allora, Sergio ci chiede: paura di spoiler per questo ritardo nell'uscita in Italia? No. Io ammazzo la gente. Cioè, se vedo uno che fa: ah, ma hai visto? Boh, testata in faccia, così subito. Ebbene, la live non andrà mai nella vostra io chiuderò i computer. Ammazzo la gente, ovviamente, in amicizia. No? Io credo che disattiverò i social O se no spendiamo quei 6-7 mila euro per andare in America, ce lo vediamo lì in inglese, non ci capiamo niente e poi torniamo. Però sì, forse sì, forse potrebbe valere la pena. Anche quella meno costosa, paradossalmente, questa soluzione. Sì, sì, sì. Beh, sicuramente sì. Rispetto sì, ad ammazzare la gente in giro. Esatto. Allora, devo prendere pure una domanda di Mac Fire Eagle, sempre su YouTube, che dice appunto: un certo The Necroid ha detto che il trend sarebbe di coinvolgere i vari GB in giro per il mondo. Sì. Che per caso anche voi siete in procinto di fare da guest star? Guarda, il termine che si usa a Hollywood in questi casi è magari ce casca. Esatto. Però dipende, cioè se Dan manda il WhatsApp, sì, se mi chiama io non rispondo se non conosco il numero, quindi... Esatto, e magari, cioè, ovviamente a noi strapiacerebbe la cosa, il nostro è chiaramente un progetto fan, siamo tutti professionisti, cioè Christian fa il regista e noi facciamo gli attori, chi ha fatto gli effetti fa gli effetti, siamo tutti professionisti degli ambiti dei quali ci siamo occupati, però rimane un progetto fan-made. Ma sai qual è il problema? È che Fumarola non sa recitare in inglese. Sì, questa è una cosa su cui abbiamo sempre discusso. Okay. Io qua basse mani. Ciao, sono la signora Stoppacciaro e anch'io avrei baciato Lidia. Amore mio, mia moglie, signore e signori. Grazie Sara, perché tu mi capisci. Sara. Tra l'altro, vorrei dare efficacia alla Sara scena. Che ha il nome... più bello di tutti, Dina Lampa. Sì. Io. Sì. Scusa, ti ho detto. No, il caso è chiuso. Cioè, io sto qua più sopra. Quindi ecco, magari se avessero voglia di coinvolgerci, ma veramente qui, anche in una scena in cui veniamo messi sotto dalla Ecto 1, cioè io ci vengo subito, cioè, se mi dici... Gli vendiamo il Fumarola. Lui no, ti pareva? Fumarola no. Non si vuole fare investire dalla Ecto 1. No. Nella smontola, giusto. Ma può mettere sotto. Sotto, no, di fianco. Però, poi... Vabbè, sì. Magari, mettete una buona parola. Allora, Angel ci chiede, questo potete rispondere voi perché io... A distanza di tempo, rispetto alle soluzioni di sceneggiatura che avete adottato, avreste mai voluto scrivere diversamente qualche scena? Qualche scena? Allora, partiamo dal presupposto. Allora, siccome siamo tre matti, perché qui manca una persona che ha dato un contributo. Valerio Albasini di Giorgio, che salutiamo. Ciao Valerio. Che ha scritto Real insieme a noi. E quando siamo messi seduti a cominciare a creare tutta la struttura basandosi su un'idea di Edoardo che già aveva dato un via abbastanza ben preciso,
ci siamo resi conto che comunque, proprio perché stavamo facendo un film senza budget, con risorse limitatissime, le motivazioni con cui potevamo stabilire le scene erano tre, cioè questa non si può fare, perché non la possiamo fare, questa si può fare, poi c'era la più folle che era questa non si potrebbe fare, ma se la facciamo così la riusciamo a fare comunque, che è quella che poi ci ha fatto impazzire di più, ma comunque abbiamo portato a casa. In realtà no, non credo che ci siano grossi rimpianti su scene che avremmo dovuto rigirare. No, anche ripensandoci no. No, alla fine poi... siamo riusciti a fare quello che volevamo. Perché poi devo essere sincero, lo dico da regista, la cosa più bella è stato poi vedere come loro tre interagivano, a parte gli altri attori, quindi Lidia Perrone, Alessandro Budroni e tutti gli altri, e riuscivano a dare quel tocco in più che poi non sapevamo se poteva funzionare, poi in realtà quando giravamo era già evidente che era andata bene la scena. Sì. Quindi grossi rimpianti no. Un rimpianto io ce l'ho solo per un motivo tecnico dovuto a fattori esterni, se vi ricordate la scena davanti al pub fuori, sì. Ecco, quella lì avevamo in mente una gag che poi non... che è venuta sul momento tra l'altro... Che però poi non siamo riusciti a però a anche lì poi per come è venuta la scena non abbiamo grossi rimpianti. Allora, devo dire, io un rimpianto ora che mi parli di inconvenienti tecnici, io non è un rimpianto, però una cosa che ci era venuta in mente che sarebbe stato fighissimo riuscire a fare ma non abbiamo potuto farla, nella battaglia finale, la scena del cimitero, era prevista una scena nella quale noi correvamo tra le lapidi sparando a questi spettri che ci fluttuavano intorno, e doveva essere una soggettiva degli spettri fatta con un drone che volteggiava in mezzo ai nostri flussi protonici. Sì. Non siamo riusciti a farla. Quella era... Perché, ecco... Diciamo che era un po' complicata. Sì, no, ecco, quella, rientrava nella categoria, la potremmo fare, non si potrebbe fare, ma la potremmo fare così. Ma ci poi dicono l'aspetto che pratico è entrato adesso Valerio e quindi... Quindi lo risalutiamo! Grande Vale! Ciao! Quindi quella poi è stata, diciamo, tornando al discorso, era una scena che poi non è che non l'abbiamo voluto fare, non si è potuta proprio concretizzare, nonostante... Sì, perché poi dovete sapere che c'è stato un momento nella scrittura di Real in cui ragionavamo sulle dinamiche tra i personaggi, sulla struttura, sui vari momenti della storia. Di personalità. Scambio di personalità, esatto. Chi deve fare cosa. E la parte più cicciuta ovviamente era quando i fantasmi cominciano a invadere Roma. E c'è stato un momento in cui ragionavamo, allora sì, in questa scena potremmo far vedere i ragazzi che magari corrono con gli zaini protonici da quella parte, qui potremmo far vedere loro che sparano un flusso, e ogni tanto Valerio se ne usciva, ma se facessimo vedere, immaginati, Porta Pia, la breccia di Porta Pia, si ricostruisce, una palla di cannone ectoplasmico la sfonda, si spiaccica davanti a dei passanti insaccherandoli tutti, e dalla ricreata breccia di Porta Pia esce un'orda di bersaglieri fantasma. E ovviamente... Che corrono... Minchia, facciamolo! Certo. Ma la breccia non esiste. La breccia più, non esiste quindi... più. Quindi non siamo riusciti a farla. Però ecco, c'è stato un momento in cui Valerio proponeva delle cose pazzesche, e anzi a un certo punto Valerio ha cominciato a dire... Mi è venuta un'idea, ma ho paura a proportela. E io, no, e mo me la devi dire. Tanto ormai, diciamo, abbiamo fatto 30. Esatto. È stato un bel connubio di psicopatici. Sì, sì, sì. Sì. C'è anche un trovato geniale, che figata. Allora, io qui penso che posso rispondere per tutti, perché Teodoro ci chiede in Legacy, nella parte finale, quando compaiono i vecchi... scusa, i vecchi acchiappafantasmi, ammetto di essermi commosso e d'aver pianto. È successo anche a voi? Direi di sì. Cioè, guarda, tipo ogni volta che guardiamo... Io Legacy l'ho visto 4 volte al cinema, ho pianto con le convulsioni male, cioè proprio male, che dico adesso mi portano via in barella, 4 volte, l'ho rivisto una 15ina almeno, se non di più, a casa, e 15 o più volte ho pianto malissimo anche a casa. Tra l'altro quella scena è una di quelle scene che dicevo prima quando parlavo del passaggio di consegne, che secondo me andava fatta. Sì, proprio per assolutamente. La nuova generazione, quindi sì. Assolutamente. Ce l'aspettavamo tutti un po', però nessuno aveva il coraggio di pensare che la girano, questa è la verità. Io non mi aspettavo che avessero, scusate, le palle di far vedere Egon. Tant'è che quando al punto che quando in quell'inquadratura meravigliosa si vede Phoebe che sta cedendo contro i poteri di Gozer e la mano fantasma si stringe sulla sua per aiutarla a sostenere la gun, il mio primissimo pensiero è stato: che cacchio è? Un fantasma che l'aiuta. A quel punto era ovvio che era Egon. Non mi ci andava proprio la testa che avessero osato farlo vedere, perché è una cosa ricreare il personaggio di Harold Ramis.
è una cosa che sgarri di un millimetro e diventa stucchevole, di cattivo gusto, imbarazzante, sciocca. Invece sono riuscito a fare una cosa di una dolcezza, secondo me, dal mio gusto, di una poesia, di una sincerità. Io ci ho visto proprio sincerità. Molti hanno detto fan service. Se parliamo di struttura, era stata preparata anche molto meglio, perché l'avevano pure sviata. Perché per me la telefonata, quando chiama lei, chiama e risponde dei Nycroid, era un modo anche per sviare. Sembrava quasi che l'avessero chiusa lì, quando dice Ingo Spengler è morto. Può marcire all'inferno. All'inferno, quindi pensavo che arrivassero poi a farla quella. Poi, tra l'altro, abbiamo scoperto che quando hanno girato quella scena, la famiglia di Roald Dreyfuss era sul set. Era presente sul set. Quindi ancora di più, insomma, si commuove parecchio. Comunque Discorsivo dice una cosa bellissima: questa di Porta Pia sarebbe stata a livello del Titanic che torna in porto. è vero. Ma l'idea aveva quella valenza. Guarda, l'idea rimane, fa che ci viene in mente un modo per realizzarla e la facciamo. No. Due cappelli li abbiamo, però solo quelli. Sì, voi non li vedete. Li chiamo come il Signore degli Anelli. Esatto. Ma l'idea era stata di trovare una parata di bersaglieri. In marcia, correndo, cantando, così, Monte Grappa. 500.000 euro solo per fare quella show. No, trovarla da qualche repertorio, di qualche parata, e poi riuscire a montarla in qualche modo col piumaggio. Sì, esatto. Figurati quello che vi stavo dicendo, la mossa vincente è stata quella di non farlo parlare, Igor. Quello che ti ho appena detto, è stato il tocco di E tra l'altro, non ricordo chi, ma qualcuno mi ha fatto notare un parallelo molto, molto toccante, secondo me, fra Ghostbusters Afterlife e Real. In Ghostbusters Afterlife Egon si vede ma non parla, in Real Egon si sente ma non si vede. Esatto. Perché noi quello vero ce l'abbiamo ancora. Esatto. Marione. Lunga vita. Ah, great for Germany, we are Ghostbusters Germany. Hi friends, thank you for watching. Ok, dai. Come si dice? No. Danke. Dai, forza Fabio. Allora, tutte lingue. Jens Florenzi dice: l'idea dei corti legherà maggiormente il pubblico a Real e ci teniamo molto a farvi i complimenti per le nomination al festival. Grazie mille, ragazzi, di cuore, sempre con noi, veramente. Allora. Potete usare la scena del film Super Fantozzi per la breccia di Porta Pia. È un'idea. Ottima non ci avevamo pensato. Beh, lì potremmo prendere il frame e cercare di camuffarlo. Ma come, è un'ottima idea. Allora, dice che l'idea giusta è stata per dare anche quel, no, non farlo parlare il personaggio di Egon. È un'ottima idea che non far parlare più Ludovico Tosi. No, ma diciamo che in Real 2 Ludovico Tosi probabilmente sarà morto. Allora, se continua così andremo su quella direzione. No, ma perché già... Allora, e dopo ve lo dico. McFire Eagle dice: il cinema di Treviglio potrebbe magari organizzare una giornata totalmente Ghostbusters con Real. Wow, ragazzi, come magari. Dicono, come dicevano in America, magari ci cascano pure lì. Magari, veramente. Tutta una maratona di 1, 2 Real e 3, perché Real è ambientato prima di Ghostbusters. Anche perché posso dire una cosa? Una bella risposta che ci hanno sempre quando proiettiamo il film in sala, a parte che viene gente che l'ha già visto. Sì. Quindi cioè viene gente che l'ha visto su YouTube. Ci dicono sempre è più bello vederlo in sala, perché comunque il film non l'avevamo concepito per la sala, quindi è vero. Alla fine proiezione sentire questi riscontri piace sempre. E te posso dire che io mi metto a piangere quando vedo Real in sala, così, però vabbè. Sì. Comunque McFire ci dice sempre: sappi che devi per forza farti intervistare con tutto il cast se sarà a loro piacere. A voglia. Ragazzi, quando volete, chiaramente. Daniele dice: Edoardo è lo studente che la domanda dell'interrogazione gira per 3 ore intorno alla risposta perché non la sa. Però prende 7-8 pure, questa è la cosa. Non solo ci intorno. Il professor dice: però questo si impegna. Sì, è quello che dice: no, io non ho studiato, e poi ci prende 8 e tu stai lì e fai. Maledetto! Che ho il suggeritore qui. Sì. Mi dicono di salutare anche gli amici su Facebook. Che stanno lasciando molte reaction. Grazie ragazzi. Purtroppo anche infinite. Su Facebook non ci anche siamo noi. Non siamo attivi, cioè no, non abbiamo finito le mani e gli schermi, ma io ho il suggeritore. Pensavo di averla chiusa la live su Facebook, non perché sta dando problemi. Massimiliano dice: voglio andare in Germania con Fabio, molto volentieri, e così andiamo anche a trovare i nostri amici in Germania. Tanta birra buona. Sì, sì.
Molto e andrò senza aver preso l'antibiotico. Avrei finito la cura, dai. Non come a San Daniele. Esatto, un saluto da Ischia, forza Ghostbusters sempre e comunque. Grandi, grandi. Sempre, sempre. Grazie. Allora, comunque, se volete, io farei, andrei anche a vedere le domande che ci hanno lasciato nei box. Sì, certo, nel caso, forse assolutamente. Quello che ci hanno mandato prima. Allora, scusate che qui... Intanto prendiamo qualcos'altro per... Intanto Gabriele Scarcelli su Instagram vi saluta. Ciao, ciao, ciao Gab. E di McFire Eagle ci ripete: non è mica campato poi per aria, perché il Cinema Ateneo di Trevigliano sta organizzando simili eventi. Va bene. Quindi... Parliamone. Hai trovato le domande intanto? Allora, gli Acchiappa Shorts ci chiedono: esatto, cosa ne pensate delle nuove attrezzature di Frozen Empire? Già quel foto che si è visto fa pensare benissimo. E fichissime. Cosa ne pensate delle nuove attrezzature di Real 1.5? Spoiler. E io la butto spoiler. Allora, devo dire, lo zaino, il nuovo zaino protonico, più o meno nuovo, diciamo, lì per lì mi aveva lasciato un po'... perché sti inserti gialli, boh, che vuol... Però, come dicono gli inglesi, it's growing on me. Cioè, più lo vedo, più mi convince, più vedo anche le ragioni delle modifiche e lo trovo veramente, veramente figo. Vedi, io avrei detto dai e dai, la cipolla diventa aglio. Esatto. Perché è lo stesso, poi, ovviamente. Quello, il succo è quello. Allora, poi... allora. Dai, allora, intanto qui sì, vabbè, come dicevamo prima, la maggior parte delle domande ci sarà un Real 2 e abbiamo risposto. Sì. Dai. Poi abbiamo Emma che ci dice: ci sarà qualche novità in arrivo, siete fantasmagorici, vi mando un grandissimo abbraccio. Grazie Emma, grazie infinite. Beh sì, novità ce ne saranno, ci saranno e... Beh, riassume, non il 2, esatto, perché vorrei ma non posso, esatto, ma un 1.5 con domanda simile ce la fa anche Andrea, che ci chiede: nel promo per i 50.000 si vedono nuovi spezzoni, ma quindi state lavorando ad un seguito o cosa? Cosa? È bello di rimettere lo speciale. È bello che abbiamo fatto la live per fare delle comunicazioni, ancora non abbiamo fatto niente. Infatti siamo sul vago, forse andrei un po' a bomba su. Allora, Tommy Rolando ci chiede: avete preso spunto dai film per le idee di alcune scene per il film che avete lavorato? Dai primi due, sì, perché sì. Quando noi abbiamo scritto e girato Real, Ghostbusters Afterlife non era ancora uscito. Anzi, quando noi abbiamo girato Real, Ghostbusters Afterlife non era nemmeno in programma. Non era in cantiere ancora. E quindi, allora, dipende da cosa intendi prendere spunto. Noi, una cosa che io personalmente non ho mai amato nei film o fan film che omaggiano delle pietre miliari della cinematografia è la citazione smaccata. Sì. Cioè, secondo me, se ci fosse stata una scena in cui uno di noi avesse detto venimmo, vedemmo e lo inculammo, si sarebbe sgretolato un po' tutto. Ci siamo sicuramente ispirati per quanto riguarda l'atmosfera, per quanto riguarda il rapporto fra i personaggi, laddove possibile anche, speriamo, per il tipo di comicità, però non ci piaceva tentare di proporre la copia carbone di qualcosa di già visto, anche perché ci saremmo gioco forza esposti a un paragone per noi impietoso, perché non aveva senso. Non aveva proprio senso. Quindi abbiamo cercato di omaggiare senza copiare. Se ti riferisci poi a un discorso tecnico come taglio delle inquadrature o qualcosa del genere, sì, allora lì abbiamo studiato attentamente alcune atmosfere, anche a livello di musica, Furio Valetutti, che è quello che ha realizzato la colonna sonora del film, l'abbiamo riempito di nozioni e tutto quello che poteva servire per introdurci i personaggi in una certa maniera. Sì. Dice, avrebbe fatto effetto Star Wars episodio 7. Vabbè. Allora, Marco Frongia invece ci chiede... sì. È un po' più articolata. La stai sintetizzando? No, la leggo. La leggi proprio, vai, leggi. Allora, portando il film in giro per i vari eventi e interagendo con appassionati come voi, soprattutto prima dell'uscita di Legacy, che idea vi siete fatti sullo stato di salute del brand Ghostbusters?
è un fenomeno circoscritto a noi neovecchiacci, figli degli anni 80-90, o è riuscito a colpire anche le generazioni successive alla nostra? Posso? Ah, voglio, devi. Allora, quando fu fatto, lo chiamo un esperimento io, l'esperimento in realtà si è visto l'esperimento del 2016, esatto, sì, perché sennò qua che io ancora non ho visto, vorrei, credo si sia proprio resa conto la Sony che in realtà il marchio non solo era vivo ma c'era molto interesse soprattutto alle nuove generazioni, quindi in realtà è stata la prova del nome che in realtà Ghostbusters non era un marchio morente, che comunque era circoscritto una generazione, proprio perché secondo me il film già dal primo, ancora adesso, non solo è invecchiato bene, ma mantiene quell'interesse per chi poi vuole avvicinarsi al mondo degli attacchi fantasmi, a qualunque età. Assolutamente, assolutamente. Gode, beh, secondo noi gode di ottima salute. Poi, qui lo dico, il fatto che quello americano l'hanno riportato sui molto giovani, cosa che in America gli piace tanto fare, io imposto sempre un po' così, ha detto troppo giovani, però... chiaramente riacchiappa un po', sì. E anche quelli... Beh, però sono stati comunque gestiti bene. No, 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 però... sono inseriti bene, però un filino troppo, un allora, 2 anni in più. Su questo io però ti rispondo citando il nostro amico Michele Innocenti, che salutiamo se ci sta seguendo. Michele. Durante una bellissima intervista che facemmo con lui tanto tempo fa, lui disse una cosa che io sostengo da sempre, da quando ho visto Ghostbusters Afterlife. Molti hanno tacciato Ghostbusters Afterlife di... piaggeria, sì. Perché hanno detto ci avete messo i ragazzini perché così acchiappano il pubblico giovane. No, perché il pubblico giovane non ha bisogno, non vuole ragazzini per immedesimarsi. Il pubblico giovane si immedesima in Iron Man, in Batman, sì, in Capitano America. Noi bambini ci siamo immedesimati nei Ghostbusters che erano degli adulti. I ragazzini di Ghostbusters Afterlife siamo noi, sì. Sono loro che si sono immedesimati in noi, spirito. Siamo noi che scendevamo da ragazzini nella cantina della casa di nonno in campagna e con 2 scatoloni, un tubo, un paio di fili, ci costruivamo il nostro zaino protonico. Phoebe è noi. Non è rivolto al pubblico giovanissimo. È chiaro, ha una presa più immediata sul pubblico giovanissimo, ma il motivo per cui hanno inserito... Rilancio, può rilanciare in un certo modo, però sì. È proprio rivolto a noi, secondo però me. Però c'è anche un discorso proprio di, come dire, insegnamento, perché la scena in cui gli viene insegnato come rimettere a posto lo zaino, e lì devi mettere per forza una ragazzina, perché se metti una persona che è già un po' più grande, adulto, comunque che ha un certo tipo di atteggiamento, è più difficile. Quindi la scelta non è stata, ripeto, buttata così, è stata studiata bene, inserita in maniera tale che non fosse troppo, come dire... eccessiva, sì. E poi ribadisco bilanciata adeguatamente, perché poco fa abbiamo parlato del fatto che nella scena finale ricompaiono gli storici Ghostbusters e addirittura torna Egon, quindi ragazzi più di così per me, sì, non, cioè, è tutto equilibrato come doveva essere, sì. Sì, 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 sì. Allora poi il Fulgenzio ci chiede: farete uscire qualche dietro le quinte bloopers di Real? Allora si stanno autospoilerando intanto intanto se andate su YouTube qualche bloopers, qualche video di bloopers c'è sul c'è, nostro canale, non di Real ma dei corti, sì, dei vecchi corti che comunque hanno riservato belle soddisfazioni, sì. E... sì, sicuramente penso che faremo uscire qualche dietro le quinte, qualche bloopers. Sì, cioè, anche perché già per questi corti abbiamo tirato, sì, fuori della, cioè, roba. Probabilmente dureranno più del film stesso. Sì, abbiamo un po' tanto materiale da spulciare, da cui trarre. Sì, 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 sì. Decisamente sì. E ci dicevano che ci invitano a Modena a fare un giro al Comics, gli amici Pub, del Comics Pub. Pub. Grande, ciao Andrea, Andre. Ciao, Andrea, ciao, ciao, grandi ragazzi, grazie. Quando volete, veramente con gioia. Eh sì, stavolta ci voglio incurire, tra l'altro l'ultima volta non poteva, Fabio. Mentre Inno al Cinema dice: un abbraccio a Cristian Aidedo, ciao, sa che a breve dovremo risentirci e parlare di un certo film. Esatto, volentieri. Ah, quindi volentieri, vedi, quando vuoi. Cioè, ci stanno facendo fuori, stanno a fatti pure al 2 per davvero senza... Ma se tu non sai leggere le domande è colpa nostra, poi la gente dice questo non possiamo portare, che è la zavorra, scusa. Allora, comunque, vediamo se sapete rispondere alle domande. Ci chiedono anche: il vostro ritorno come renderà e si legherà il nuovo film? Bellissima domanda. Molto, molto bellissima, anche astuta, domanda. Molto astuta. E qui torniamo. Molto, molto direi. Astuta. Allora, io direi che è il momento di buttare là un altro, sì, qualche altra comunicazione di servizio. Ci saranno dei corti. Adesso, corti. Adesso, dai. Focalizziamo. 4 corti.
tre saranno incentrati, uno su ciascuno di noi, dei tre acchiappafantasmi, su Ludovico, Davide e Simone. Ci sarà un quarto. Su Cristian. Sì, che... praticamente quello che vedete fa vedere come il giro. Esatto. Ci sarà un quarto che chiuderà in qualche modo le vicende presentate nei tre corti singoli e che sarà volto principalmente a collegarsi al nuovo Frozen Empire. È chiaro, noi l'abbiamo scritto e girato cercando di collegarci a un film del quale non sapevamo nulla, quindi abbiamo rubato suggestioni dai trailer, dalle interviste, da mezza roba sentita un po' online, quindi noi non possiamo garantire che ci sarà una perfetta attinenza con quello che poi uscirà l'11 aprile. No, perché anche già. Perché possiamo dire che con Afterlife ci ha detto bene, perché sì, ci stanno delle cose che tra Real e Afterlife si legano benissimo. Sì. E mo vediamo se ci dice bene pure qua. Tutto sì, cuore istinto, ragazzi. Sì, esatto. E in realtà la domanda è molto interessante, perché il progetto di questi quattro corti, come accennavamo anche prima, nasce veramente per legare il più strettamente possibile Real sia a Ghostbusters Afterlife sia a Ghostbusters Frozen Empire. Nello specifico, i corti così come io ve li ho enunciati prima sono in ordine di uscita. Il primo a uscire sarà il corto su Ludovico, che si alla fine poi vi daremo anche le date. Il corto su Ludovico, che si intitolerà Piani di Esistenza e si lega a stretto giro a Ghostbusters Afterlife. Il secondo a uscire sarà il corto su Davide, che si intitolerà Siamo a Chiappa Fantasmi, ed è un corto intermedio. Il terzo a uscire sarà... Sguardo internazionale, direi. Sì, respiro internazionale. Diciamo di respiro internazionale, sì, senza dare troppe anticipazioni, poi magari ne parliamo meglio dopo. Il terzo a uscire sarà il corto su Simone, Paranormal Explorers, che comincia a introdurre, diciamo, in Paranormal Explorers si comincia a sentire un po' freddo. E l'ultimo cortometraggio, che è quello che chiude il progetto, si intitolerà Brivido Mortale. E per chi ha visto il primo trailer di Ghostbusters Frozen Empire non abbiamo altro da dire. Brivido Mortale. Per ora non abbiamo altro da dire. Esatto. Quello in cui ha fatto più freddo, io direi che... Sì. In condizioni di sì, ripresa. Perché ovviamente noi le cose di Real le giriamo sempre agli estremi. In condizioni climatiche, cioè, folli. Sì, sì, sì. O ad agosto. O ad agosto con la tuta a 77.000 gradi. O a gennaio, ambientato a luglio, in camicia, sì, però a gennaio. Sì, anche perché Brivido Mortale in realtà era una scelta che poteva essere il nostro epitaffio. Se non ce la facevamo, esatto, girare Morti in Inverno, Brivido Mortale, perché cioè, esattamente, non ce l'abbiamo fatta. E abbiamo rischiato finalmente di giocarci fumarola, invece mi sono ammalato a ce casa. L'ha fatta. Mi sono ammalato a casa ad aggiustare il computer invece, sì, che a girare. Sì, sì, esatto. Allora, salutiamo il vecchio nerd. Grande. Ciao Thomas! Ciao, sono passato Thomas. Per un saluto. Vado? Vai. Vai. Allora, il rinoceronte, grande, invece, ci fa, ciao, una, bello, domanda molto, ciao, interessante, a cui io non saprei rispondere, vediamo se, cioè, oppure non radiofonicamente. In qualità di paese molto cattolico, secondo voi come reagirebbe l'Italia nel riguardo dei fantasmi? Questo è molto interessante. Allora, dovete sapere che io tempo fa mi era venuta una mezza idea per un romanzo, poi non so se mai lo scriverò. Comunque avevo iniziato a documentarmi su esorcismi, demonologia, avevo sentito un po' di interviste a esorcisti sia italiani sia stranieri. Per cui io a questa domanda sono molto preparato per rispondere, perché la dottrina della Chiesa dice: dopo la morte l'anima va o in paradiso o in purgatorio o all'inferno. Fine. Qualunque manifestazione si dovesse palesare, bambini che piangono, donne che lavano i panni in un fiume, uomini, figure ombrose, sono diavoli, mascherati da fantasmi. Ci sono però alcuni esorcisti che sostengono che può capitare che alcune anime, non anime dannate di solito, ma magari anime purganti, anime che si trovano in purgatorio, si palesino ai viventi per chiedere preghiere in suffragio, per chiedere qualcosa che risolva sulla terra le loro faccende in sospeso che loro stanno già risolvendo in purgatorio. Quindi le opinioni anche all'interno della Chiesa sono discordanti.
stile ghost, però, in questo caso. Sì, cioè, ah, esatto. Sì, 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 sì. Secondo me l'Italia, l'Italia reagì. Ora, io ho parlato dell'opinione della Chiesa. L'Italia non è solo un paese fortemente cattolico, è anche un paese fortemente superstizioso. Quindi, secondo me, l'Italia, più che con gli acchiappafantasmi, in media reagirebbe con indovini, chiromanti, cornetti portafortuna. Sì, sì. Fantasma, vattene. Io faccio il buco sulla porta come con il coyote. È anche un paese fortemente incoerente, quindi esatto. Per quanto in teoria ipercattolico, poi ognuno farebbe sì. Esatto. E a questo quindi si collega che il discorsivo dice, in effetti viene da chiedersi che codice a te usino i fantasmi, gli acchiappi fantasmi, perché darò per scontato che lavorino in partita IVA. Beh, sì. Sì, sì, probabilmente sì, è vero. Mi chiederò al mio commercialista. Precari anche loro, per sì, forza. Per forza. Precari, per forza. Sì. Ora ci sei, ora non ci sei più. Immaginate un ipotetico crossover con la nuova squadra di Frozen Empire. No. Come lo vedete? Mamma mia, allora, secondo me Simone e podcast... Best friends forever, super, andate super per amici. Il conto vostro, sì. Certo, esatto, conto solo che podcast, cioè, diventano amici, però poi quando cresce, ci avrà 21 anni, poi vanno a bere insieme, sì. Birretta, e iniziano a parlare delle cose, secondo me si potrebbero divertire. Ma assolutamente, mamma mia, sarebbe fantastico. Io, ci potrebbe essere un problema di sovrapposizione di costume tra me e Paul Rudd. Perché incredibilmente abbiamo la stessa camicia e gli stessi pantaloni, è vero, e quindi o Lupin si sdoppia, si veste in due modi, oppure c'è un problema di è look vero. Io voglio, lo dissi già a suo tempo, io voglio adottare come sorella minore Phoebe Spengler, è proprio cuore. Meraviglioso. Io penso che un crossover che non si potrebbe mai fare per il semplice fatto che se tu vedi il nome di Hickman sul telefono muori. Muoio all'istante. Cioè, nessuno risponde. Però sarebbe molto in loving memory. Sarebbe molto figo. E io devo dire che in questi corti ci siamo un po' divertiti a sognarlo. Un crossover in questo senso. Diciamo che... altro spoilerino. Diciamo che... dopo che ci avranno inserito nel canone, che chiaro, no? Ormai se non è oggetto, certo. Comunque noi quando potrebbe c'è stata capitare. Comunque noi quando c'è stata l'anteprima abbiamo dato noi, esatto. Il film sì. Ecco, questo va detto sì, noi una abbiamo quando ci fu l'anteprima nazionale di Ghostbusters Afterlife a Roma, riuscimmo a regalare due copie del DVD di Real a Gil Kenan. DVD... esatto, all'epoca sceneggiatore, oggi regista. DVD abbassato di risoluzione perché non avevamo tempo di riuscire a fare un Blu-ray. Una copia vergognosa. Un premontaggio non definitivo. Infatti, ancora. Spero che non l'abbiamo visto. Infatti secondo me dovevamo scrivere anche il link su YouTube. Vediamo che l'abbiamo visto. Ci mettiamo sotto un sacco su internet. Praticamente. No, tanto... sì. Se lo hanno visto, che l'abbiano visto. No, ma c'era il link al canale. Del... ah, allora a posto. Magari l'hanno visto su YouTube. Sì, hanno detto che... no, dopo questo... i no, 720x576 non era la stessa cosa, no. Francesco ci chiede, mai pensato di continuare le vostre storie su carta, magari a fumetti? Mamma mia, guarda, ecco. C'era stato un mezzo progetto tempo fa, parecchio tempo fa in realtà, e ne avevamo parlato tra l'altro proprio con il Rinoceronte, con Daniele Daccò. L'idea di realizzare un fumetto su Real, tra l'altro avevamo già cominciato a valutare dei bozzetti che stava realizzando per noi il bravissimo Carlo Cidlauro, che salutiamo, ecco, sempre Carlo. Con noi, mitico, e l'idea c'era, poi sai, è stato già talmente difficile realizzare il film che non abbiamo avuto proprio neanche la testa di... però proseguirle su carta sarebbe molto figo. Quei disegni che ci aveva fatto erano meravigliosi. Mamma mia, Carlo. Cioè, ero più bello su carta che... ed è difficile che... nel tuo caso. Nel mio... È vero. No, siamo lì. E infatti Carlo che adesso disegna Darkwing Duck per la Disney. Esatto. Esatto. Diciamolo. Non a caso. Un meraviglioso Darkwing Duck. Ha fatto pratica col mio naso. E poi c'è... Vai. Quale episodio di Real Ghostbusters vorreste girato in live action?
Tutti si può rispondere tutti. Dunque, su 140, 137, esatto. Sicuro, 3 potremmo fare anche un po' più lungo e uno praticamente ci facciamo un altro film, cioè, quindi se può bastare come risposta. Guarda, ma adesso faremo i real, facciamo la serie animata. I real Ghostbusters. The real Ghostbusters, esatto. Facciamo la serie animata. Real Ghostbusters. Not so real, però. Allora, no, seriamente, io butto là un altro piccolo spoiler. Un indizio su quale episodio piacerebbe a me vedere realizzato in live action l'abbiamo buttato là nel corto su e qui mi fermo. Però ci sono tanti episodi, uno bellissimo per esempio è mi ricordo il titolo americano, che era Ragnarok and Roll, credo che fosse La fine del mondo o Il flauto della fine del mondo. Ed era stupendo, perché c'era il dramma, c'era tutto in quell'episodio, ma anche Halloween per sempre con Samhain, che è lo spirito di Halloween che evoca tutti i fantasmi e li raduna sotto il suo controllo, l'uomo del sonno fammi sognare, un altro episodio incredibile, tanti, però forse guarda i due secondo me più spettacolari, più impattanti da realizzare su grande schermo sarebbero La fine del mondo e Viene il babau. Fighi. Sì. Chissà perché viene il babau poi. Comunque Daniele ci chiede: con quale franchising vedreste bene un crossover con Ghostbusters? Io personalmente Evil Dead. Evil Dead secondo me con qualsiasi cosa. Però solo se c'è Bruce, se no niente. Beh, per forza, condizio sine qua non. Beh, sì. Perché comunque dosano entrambi i franchise dosano in misure diverse l'horror e la commedia. Sì. E quindi secondo me sarebbero proprio fantastici. Ora che l'hai detto non riesco a immaginare altro. Esatto. Voglio, fatelo ora! Lo voglio. La motosega attaccata al fucile protonico. Mamma mia. O la motosega con al posto dei denti un flusso protonico che gira. Comunque Valerio ci dice anche la porta parlante sarebbe bello in live action. Caspita. Non aprire fino al giorno del giudizio. L'hai detto appena è stato commentato. Allora arriverai in ritardo. Comunque, e poi abbiamo Old Fede che dice: dovete girare il promo del cartone animato in live action. L'allero. Magari. Con i soldi del promo ci facciamo un film. Sì, esatto. Se io ho i soldi per fare il promo, mi prometto un film. Il promo giuro. Serve sì. Tanto quanto esatto. Fare un film. Mia. Sarebbe bellissimo. Magari. Vai con l'altra domanda. Allora, sì. Loro hanno una tazza termica e un palloncino. Quali gadget farebbero i vostri personaggi per i loro clienti? Ah, questa è bella. Ullala. Questa è bella. Secondo me Davide è talmente ego riferito che farebbe una sua action figure. Sì? Sì, ci sta. Sì. Lui Vittorio... Davide, proprio collezionami tutto. Ludovico. Un saldatorino. Un saldatorino signature, sì, Ludovico Tosi. Un saldatorino. Ci sta. Beh, Simone probabilmente le magliette. Sì. Assolutamente. Sì, le magliette. No, l'action figure con le magliette intercambiabili. Bello. Andrei da ridire un po' su quello di Davide. Secondo me troppo fancazzista rimanderebbe. Sì, è vero. Non lo farebbe proprio. No, lo farebbe fare, Lo farebbe fare, Davide. Lo comprerei. Allora, ma parlando di serie animate, la vostra opinione su Extreme Ghostbusters? Devo ammettere, io non l'ho mai visto. Allora, io l'ho visto un po', però non è riuscito a catturarmi. Non so nemmeno dire esattamente che cos'è che mi è mancato. Non so se è stato un discorso che mancavano le voci storiche anche nella puntata in cui, nel doppio episodio finale, Back in the Saddle, non mi ricordo il titolo italiano, in cui tornano i real Ghostbusters. Sì, è vero. Non so se mi sono mancate un po' quelle o se lo stile di disegno mi ha un po' respinto perché era troppo spigoloso, troppo...
Sembra quasi laccato. Sì, sembra quasi laccato. In realtà poi devo dire che riflettendoci non sono mai riuscito a empatizzare con nessuno dei personaggi. Non mi è mai stato simpatico nessuno di loro. Forse proprio per il volerli rendere così extreme, li ho trovati sempre tutti di una antipatia rara e quindi ho da subito perso interesse alla serie. Mea culpa, non mi hanno mai dato quel non qui. È non è scattata la scintilla, esatto. No, vero. Anch'io non l'ho visto. Vabbè. Federica ci chiede, un giocattolo della Kenner che vorreste nel nuovo film o vorreste mettere nel vostro? Mamma mia. Beh, questa è una domanda che ci tocca sul vivo, perché quasi tutti i fantasmi che si vedono in real, tranne i due umani e un'apparizione fugace che per una manciata di frame, sono tutti ispirati ai giocattoli della Kenner degli anni Ottanta. Allora, un fantasma che volevamo introdurre e che poi non siamo riusciti a realizzare è stato Banshee Bomber, che in Italia era Bavoso il bombardiere, che era questo fantasmone rosso con le ali che si apriva la bocca e vomitava l'ectoplasma sui Ghostbusters. Quello ci sarebbe. Chissà bisogno. Perché non siamo riusciti a metterlo. Come mai non siamo riusciti a metterlo? Beh, esatto. anche la tazza del bar. Sì. Il feroce sciacquone, il terribile sciacquone. Io l'avrei chiamato il cesso parlante. Così. Era no, col. Vomitate di me, ma abbiamo qualche problema. Beh, sì, questo è un altro spoiler. Invece Gabriele Scarcelli ci chiede, domanda tecnica da un videomaker, quanti giga di materiale di girato è stato prodotto per il film? Nel film non so. Sai che io non mi ricordo, sinceramente. Non sono bastati. Forse nel film non è stato quantificato. Quanti giga o quanti tera? Scusa, cominciamo a. No, parliamo quanti di giga. Però lì quanti giravamo in 2.5K e l'altra era un full HD. Sì. Quindi eravamo bassi. Adesso nei corti. I corti siamo a un terabyte. Nei corti per uno solo siamo a 400 giga. E gli altri, infatti, andiamo oltre il tera e mezzo. Siamo carichi. Siamo carichi. E insomma, i corti alla fine finiti saranno cosa? Guarda, fra i 10 minuti e i 15, fra i 10 e i 13. Secondo me il più lungo alla fine sarà quello su Davide. Tutto sarà tra i 3 quarti d'ora, tra i 3 quarti d'ora e l'ora. Quindi sì. Rio, che è un'ora e mezza abbondante, in realtà, che non era appunto in 4K, non era girato in 4K. No, non era in 4K. I corti usciranno in full HD, ma noi li abbiamo girati comunque in 4K. Sì. Allora, farete uscire nuovi DVD del film comprensivi dei corti? Allora, intanto faremo uscire i Blu-ray della versione film. Un video che faceva parte del crowdfunding, infatti sì. L'avevo detto, è una delle cose che affronteremo. Che la faremo. La faremo. Non disperate, anche se sono passati tanti anni. A questo punto l'idea è di realizzarla inserendo questi corti come contenuto extra. Esatto. Per mostrare. Visto che ormai ci abbiamo messo tanto, aspettiamo quel pizzichino in più per dare una cosa che magari può essere gradevole. Che è un po', cioè, le nostre scuse, ma sì. Anche una gioia in più, esatto. Secondo me. Un piccolo che cadeau, dai. Esatto. Sì. Dai. E Emma Genio Parisi chiede, come vi siete sentiti quando avete scoperto della morte di Reitman? Per me è stato un dolore enorme. Brutto, brutto colpo, anche perché è stata una cosa veramente improvvisa e... così poco dopo aver fatto sì, ma infatti aiutato, io ripeto quando quindi. Jason ha presentato il film e parlava del fatto che il padre c'era vicino, cioè secondo me a parte vabbè, sicuramente il figlio sapeva che il padre non stava bene e forse quella vicinanza era proprio il fatto che lui voleva chiudere. Sì, è stata una cosa agrodolce in modo straziante, nel senso è come se lui avesse detto ok, la mia creatura adesso è in buone mani, è al sicuro, esatto. Quello che dovevo fare l'ho fatto, la missione è compiuta, me ne posso andare in pace. E è stato molto doloroso, molto molto doloroso, no, prendere anche così vicino. Poi in generale è una perdita grossa secondo me per il cinema proprio. Sì. Poi nel caso di Ghostbusters ancora di più, sì. Però in generale non era proprio l'ultimo. Beh, parliamo, no. parliamo di uno dei capisaldi della commedia americana. Esatto. Noi, devo dire, egoisticamente, scioccamente, coltivavamo il sogno un domani di conoscerlo, di poterci sedere in un cinema e dirgli guarda, questo nostro gioco l'abbiamo fatto per voi, grazie, è vostro.
E quindi questo è un sogno che resterà ai noi un sogno. Mentre su Instagram chiedono, sapete se e quando, vabbè, mi sparisce la cosa, Zerold Snake ci chiede, ciao ragazzi, sapete se e quando rimetteranno in qualche modo la serie Real su qualche piattaforma? Non abbiamo notizie al momento. Ce l'aveva Netflix comunque. Ce l'aveva Netflix e poi l'hanno tolta, esatto. È stata messa per un po', per un bel po' su Fox Animation e poi l'hanno tolta anche da lì. Sì. Io secondo me tornerà su Disney. Beh, considerando l'imminenza del film, credo che comunque dovranno rimetterla con qualche piattaforma. Poi rimesso l'originale. No, allora, per i primi 40 episodi c'era il ridoppiaggio, esatto. e poi su Netflix, dopo il 40esimo episodio erano in originale, su Fox Animation dopo il 40esimo tornava il vecchio doppiaggio storico. Quindi non si è mai capito perché ce l'avessero fatto ridoppiare. Io colgo la palla al balzo per dire, se ci sta ascoltando qualcuno che può avere magari qualche voce in capitolo, l'Italia è l'unico paese al mondo a non avere un'edizione in home video della serie animata The Real Ghostbusters. Che cosa stiamo aspettando? Vi prego. Per noi favore. Non la possiamo fare perché, visti i tempi che ci mettiamo a fare un Blu-ray, esatto. Però, esatto. Neanche a volerli scaricare tutti e masterizzare, no, è impensabile. No. Si scherza, è una burla. È il fumarolo. Esatto. Domanda soprattutto per Christian, ma possiamo rispondere anche noi. Qual è il vostro personaggio preferito di Real? Ma proprio me la devo rispondere. Guarda, nessuna pressione. No, assolutamente. Cioè, allora, quello che viene meglio in video. Sì, sì, sei tu. Guarda, sei tra. È lui. No, in video. Sì. Allora, guardate, quello allora. Più bravo. Sei... Qui torniamo sempre al discorso. Adesso faccio. Non è una paraculata, giuro. Il lavoro che è stato fatto di preparazione del film è stato fatto anche in funzione del rendere le loro interpretazioni non solo omogenee, ma funzionali a quello che doveva essere tutto il progetto. Occhiolo. Quindi alcuni elementi del carattere dei personaggi vi posso garantire che riflettono loro tre. Quindi per quanto qualcuno pensi, vabbè, si sono impegnati, abbiamo dovuto mettere anche in gioco proprio, come dire, quello che siete in alcuni caratteristiche. Beh, tutto nacque un po' così. Sì, ecco, quello che voglio di più è lui, quindi... quello che no, scherzi a parte, comunque. No, se proprio, ma siamo noi, quindi. Sì. Anche perché, cioè, io ho sempre detto, sì. Edoardo, tu non hai, perché, cioè, partiamo dal presupposto che Real nasce da un bambino di pochi anni che si guarda il cartone animato, poi scopre il film, e da quel momento comincia a diventare un'altra persona, perché Edoardo Stoppacciaro, attore, doppiatore, scrittore, non ha niente a che fare con Edoardo Stoppacciaro, nato a Montefiasco nell'anno di grazia 1983, via dicendo. Quindi quello che dico sempre, Edoardo, lui non ci ha cercato, ci ha aspettato, ma parlo con tutti quelli che hanno partecipato al film, quindi dal direttore della fotografia al montatore, a chi ha fatto le musiche, agli altri attori e via dicendo. Io in realtà dico una cosa, mi dispiace più che altro non essermi gustato, perché in quel momento veramente giravamo con una pressione pazzesca e con dei tempi tecnici fuori di testa. Alcune situazioni. Giorni. Sì, 25 giorni, che è una roba che non è umana. Più o meno. Sì, sì, al ritmo quasi. Forse nato. 50 ore di sonno. Sì, totale. Esatto, nei 25 giorni. Poi soprattutto avendo Fumarola in stanza vicino che alle 8:30 di mattina si sveglia e fa... Non è buddista, fa proprio così lui. Che io una mattina gli ho cominciato a bussare e gli ho fatto Fumarola, basta! Qui e Lidia, da quel giorno... Qui Lidia potrebbe aggiungere aneddoto a teatro. Vabbè, scherzi a parte. Sono legato a tutti e tre i personaggi, perché tutti e tre i personaggi un po' riflettono quelli che erano i personaggi, i caratteri originali. Poi ho una particolare affessione perché ho contribuito affessione, sai, tipo la veneziana. Affessione. No, affessione, perché cioè, comunque siamo io e Valerio, quando ci siamo messi a lavorare alla sceneggiatura di Edoardo, abbiamo avuto un'idea, una folgorazione, o un colpo di testa, non lo so se poi può essere una cosa buona, e abbiamo creato un personaggio che è quello proprio di Susanna Pessitone. Sì. Quindi l'abbiamo creato con determinate caratteristiche, ci siamo rifatti anche lì al Ghostbusters originale con altre finalità. Quindi è quello che abbiamo proprio creato ex novo. Quindi forse dal punto di vista della scrittura, forse è lei quella che apprezzo di più. Dal punto di vista degli attori, dei personaggi, sono affezionato a tutti e tre, perché cioè, mi sono rivisto in alcuni momenti a vedere il film solo passato
ad altri attori, quindi è stato bello anche il passaggio di consegne con tutto. Possiamo dire che anche il bidello ci ha dato delle gioie. No, allora lì abbiamo, lì abbiamo un aneddoto che dobbiamo raccontare. Dobbiamo raccontare di che stiamo a parlare. No. Ma sì, abbiamo avuto dei cameo notevoli. Fra questi spicca decisamente Massimo Giuliani, sì. Attore, nostro insegnante, attore, a un certo punto, doppiatore, direttore di doppiaggio. A un certo punto c'era sto ruolo e dicevo, ma... A chi lo facciamo fare? A chi lo facciamo fare? Boh, chi potrebbe starci? Ma Massimo? Vabbè, figurati Massimo. Vabbè, chiediamoglielo. Andiamoli un giorno. Senti Massimo, ma non è che t'andrebbe... perché no, fammi leggere, vediamo. E così Massimo è diventato il bidello dell'università. Ora Massimo, come immaginerete, non è esattamente una persona che non c'ha niente da fare, no, direttore di doppiaggio, è attore, doppiatore, lui, e questa cosa ci tengo che si sappia, lui il giorno che abbiamo fissato per girare la sua scena, gliel'abbiamo fatto sapere con giusto anticipo, lui è partito da Roma, è arrivato sul set un paio d'ore prima per prepararsi, per dirci anche le sue idee sulla sua scena, che lui l'ha veramente reinterpretata a modo suo, l'ha riconfigurata magistralmente, ha girato la sua scena, è ripartito, è tornato a Roma e ha lavorato poi. Cioè lui è così. Così. Bontà sua. Roma Viterbo, sì, così. Per, Roma Viterbo, Viterbo Roma, per farci questo cadeau. Cadeau. E poi un personaggio con il cuore, anche se... ha fatto due battute bocci. Grande Roberto Draghetti. Sì, sì. Robby Draghetti, che è un nostro amico, collega, anche lui grande attore e doppiatore che non c'è più, mi rincresce particolarmente che non sia riuscito a vedere il film finito. Lui è venuto sul set a girare il ruolo di questo loschissimo padrone di casa che ci sfratta. Bellissimo, tra l'altro. Portando la sua voglia di giocare, meravigliosa, il suo... si può aggiungere proprio una professionalità pazzesca, sì, perché quel giorno faceva un caldo incredibile, eravamo in uno spazio stretto, avevamo pure le luci che facevano ancora... Ma poi era... e me lo ricordo seduto nel pianerottolo fuori di casa mia vecchia, era là che aspettava, assettato nei tempi delle nostre lavorazioni, 2-3 ore prima di fare la sua scena. Era là seduto, che almeno nel pianerottolo tirava un po' d'aria, un po' di fresco, era là ad aspettare, paziente. Però tranquillo, grande, ridendo, scherzando. No, tra l'altro quando andava Robby... porta pazienza un secondo, no, ma ragazzi, tranquilli, aspetta, non c'è problema. Robby è stato veramente è stato un dono del cielo conoscerlo, poter essere suoi amici, e un dono particolare averlo nel film. Non dimentichiamo pure la Lionello. Tutti cameo. No, qui poi pare che... cameo, sì. Tutti i vari cameo sono, allora, chiaro, uno più... Massimo e Roberto erano due cameo esterni, sì, diciamo, alla lore di Ghostbusters. Poi, volendo noi collegare il film ai film originali, abbiamo chiesto e ottenuto di coinvolgere le voci originali degli Acchiappafantasmi. Il primo in realtà ad essere coinvolto è stato, e anche a lui il film, sì, è dedicato, oltre che a Roberto Draghetti, il compianto Sergio Di Giulio, che era la voce di Ray Stantz, The Necroid. Lui avrebbe dovuto partecipare in video al film, poi ci sono stati una serie di problemi che sono poi sfociati nel fatto che non è più con noi. Lui però nel frattempo ci aveva registrato una traccia audio che dovevamo usare per uno dei nostri tanti piccoli video di presentazione, ma che per nessun motivo particolare non abbiamo mai utilizzato. Cioè noi ce ne siamo stati per un anno con la voce di Sergio Di Giulio che faceva Ray e non l'abbiamo mai pubblicato. E anche il video era anche stato fatto. Sì, abbiamo anche girato. Sì, era stato girato, montato, colorato e tutto. E non l'abbiamo mai uscito. È diventata l'apertura di Rial. Quando poi Sergio se n'è andato, abbiamo deciso di aprire Rial con la sua voce. E poi appunto abbiamo avuto il cameo in voce e in persona di Cristiana Lionello, indimenticabile voce di Janine, che anche lei è stata strepitosa sul set, anche lei è venuta a girare con 6.000 gradi all'ombra. Molta pazienza, con molta pazienza, perché eravamo stranamente in ritardo anche quel giorno. Sì, esatto. Poi l'ho detto prima, abbiamo avuto la voce del maestro Mario Cordova, che ci ha restituito un Egon da brividi. Via Skype. E il film si chiude con un messaggio in segreteria da Melina Martello, voce di Sigourney Weaver in Ghostbusters 2 e in Ghostbusters Afterlife.
Quindi abbiamo messo anche la nostra Dana Barrett nel film. Allora, un po' quelli di comunque Instagram. Scusa, io vorrei anche dire che le patatine in realtà sono finite da mezz'ora e Fumarola che ne mangia una briciola per volta. Così. Perché se no, giustamente, le compro, cioè comprano solo. Radio Nord Boreale. Oh, grande! Ciao Silvia. Chiede quanto ha influito la vostra amicizia alla realizzazione di Real. Ma è stata determinante, sì. Vogliamo dirlo? Ma chi sei? No, esatto. Beh. È stato tutto lì, è stata la lavorazione, cioè la nostra amicizia è stata la lavorazione di Real. Proprio perché... Beh, perché se no minimo mi davano da... 6-7 milioni, esatto, sì, tra sì, l'altro, sì. Infatti ci ha detto bene. In nero? No, fatturati. Fatturati. Ma nero è il futuro. Esatto. Era ormai diventato il passato. Esatto. Vai, questo leggilo tu. Nicola Portolano su Instagram vi dice, ragazzi, comunque, complimentissimi al vostro film, siete mitici, siete i Ghostbusters italiani. Aspetta, perché Emanuele Natalizio invece che scrive... Spostare guarda, un po' indietro... sicuro sta di no. Spostare un po' indietro il divano di Fumarola. Ci siamo cascati. Guarda, pensavo stesse per dire una cattiveria, invece. Intanto la canalina è distrutta. Infatti, per il fatto. Contest che partirà è: riconosci la location nei corti. Esatto, giusto. Ci scrive Mike. Scrive: hello gentlemen, glad to have you be of the marathon special on March 16th. Perché dovete sapere che Mike organizza parecchie maratone di fan film di Ghostbusters e ci ha sempre ospitati e ora ne organizzerà un'altra proprio il 16 di marzo. Io l'ho già informato del progetto dei corti, per allora ne saranno usciti soltanto un paio, credo. Siamo molto col terzo. Però comunque... ci ospiterà di nuovo Real, oltre oceano, lui è in Ohio. E adesso ringrazialo anche in inglese perché sennò pare... Thank you Mike, thank you, we are honored and proud to be there, always with you, thank you. Se poi per la maratona del 16 purtroppo per noi non è più il 16, l'uscita a noi è stata posticipata. Ah giusto. Sì, esatto. Se viene lui a buonasera, scusate il ritardo, Ramona, ciao Ramona. Ramona, grande! Ciao, ma figurati, quando vuoi, siamo qua. Allora. I box sono finiti. Comunque, quanto sono bravo che lascio a lui la cosa in inglese, perché così faccio sfoggio. Esatto. Tempo qua, sempre il mio suggeritore. Sì, sul box, no, forse ce n'era un'altra. Diceva che X materia, può essere X materia, ho sbagliato il fuso. Vabbè, che se l'appartamento utilizzato nel film è di qualcuno di voi. Allora... Dipende. Era allora, sarà. Nel film, parliamo del film, quindi casa vecchia da cui sfrattati era mia casa vecchia. Casa nuova infestata, l'esterno è dell'amico di casa di Andrea, il garage e il vialetto sono di casa e il cancello sono di Andrea. La macchina era la mia. Il salone degli amici da cui andiamo a cena, pan di stelle, la torta pan di stelle era al secondo piano, il primo c'era la cucina del frullatore, esatto, e invece poi tutto il resto degli interni erano casa della nonna a Viterbo. Casa della nonna a Viterbo, perché come abbiamo voluto richiamare i primi due Ghostbusters anche in questo, la caserma, la firehouse dei primi due film, gli esterni sono a Tribeca a New York, gli interni sono di una caserma a Los Angeles, e noi abbiamo fatto lo stesso. Sì. Gli esterni sono... Soprattutto gli interni sono più grandi degli esterni, esatto. E anche noi abbiamo voluto tener fede. Esattamente, vabbè, è il TARDIS. È così. Esatto. Esattamente. Tanto Marco Somai vi saluta su Instagram. Ciao Marco! Vado? Posso? Vai. Che ne so, a me guarda. Ci sono scene che avete girato e poi tagliato dal cut finale, ci chiede The Cinema Center Productions. Una? Sì. No, davvero? Come no, davvero? C'è ripreso. È vero! Sì. E quella dovrebbe entrare anche quella nelle scene in sì, più. Sì. C'era una scena in cui Ludovico, quando ancora era nella sua fase scettica, si alza
tutto assonnato dopo la notte infernale che ha passato per colpa dei fantasmi, ma lui pensa che siamo noi che gli facciamo gli scherzi. Quindi si alza e prepara la colazione, mezzo addormentato, e mentre prepara la colazione non si lascia preparare, perché ci sono i fantasmi che lui avvita la caffettiera, poi si gira, apre uno sportello, si rigira la caffettiera. No, quella era bellissima, sì. È vero! Girata tutta in piano sequenza, esatto, dai, sì. Quella, diciamolo. Sì. Vabbè, quella però si potrebbe mettere nei contenuti speciali. E che quando l'abbiamo montata con Edoardo ci siamo guardati, non aveva quel rigore, non serviva poi a dare. Sì, piano sequenza, lì in mezzo spezzava sì. Troppo. Sì, si spezzava troppo il ritmo, sì. Peccato perché era venuta anche grazie alla Londra, perché questa è una cosa che... Era venuta anche girata discretamente. No, era stato bene, molto bene. Malgrado l'attore, ma tanto facevano tutto. Ma quello lo sappiamo. Vabbè, quello purtroppo quello ci ha toccato, ma non è che potevamo scegliere. Io hai terminato? Sì. Ci siamo? Mi pare di sì. Dai. Anche perché si continuare a parlare con un po' di date. Beh, sì, io direi che è il momento. Andiamo anche addirittura d'arrivo. Abbiamo parlato che mi è riaumentata, quindi intanto è il momento giusto. Bravi ragazzi. Quindi il 16 c'è la maratona. Il 16 ci sarà questa maratona. Il 17 a San Patrizio. Andiamo a bere, si beve. Sì. Esatto, quindi le date e rimaniamo ubriachi fino all'11 di aprile perché così, esatto. Così non saremo coscienti. Anche se qualcuno dovesse spoilerare, no, noi non lo ricorderemo. Non saremo coscienti. Meglio, sì, ottima soluzione. Allora no, scusate, salutiamo gli Acchiappa Shorts. Ragazzi, vi saluto, è stato un piacere stare con voi. Grazie, come ragazzi. Sempre il dovere di Babbo, da Babbo mi chiamo. Un saluto anche da parte di Ambi e Marina. Ciao, ragazzi. Grazie, ragazzi. A presto. Allora, parliamo un po' di date. Sì. Per far partire questo progetto ci serviva una data particolare, una data che fosse in qualche modo significativa. Abbiamo detto che il primo corto a uscire sarà quello di Ludovico. Sono stati scritti per essere ipoteticamente anche montati in un unico film, però narrativamente il primo, la storia si riapre con il corto su Ludovico che si intitola Piani di esistenza. Qualche giorno fa... Già da tempo. Non è che da quando l'ha scritto. Qualche giorno fa ho scoperto che... Si inventa cose d'estate. Ah, ho pensato una cosetta. No, dovete sapere, Marco ha detto, tanto io nella live parlo poco. Se ti stai calmo... Ma infatti Marco basta, tu hai parlato solo lui. Fallo parlare, no? Povero. Fallo parlare. Ah, bello che ha fatto. Se parlo fatemi stare zitto. Esatto, a canna. Esatto. Io non ho detto parlo poco. Io ho detto fate in modo di non farmi parlare, giusto? Perché bravi. Poi... Se no parte la... No, dicevo, qualche giorno fa abbiamo appreso con grande piacere che il giorno della marmotta, il 2 febbraio, sì. A Chicago è stato proclamato Harold Ramis Day, e grazie anche all'intervento di Bill Murray che ha fatto un bellissimo discorso. E l'articolo... Che è qua con noi anche stasera. Sempre. L'articolo nel quale veniva annunciata questa notizia ricordava la morte di Harold Ramis e diceva Harold Ramis, scritto in inglese, Harold Ramis ha lasciato questo piano di esistenza il 24 febbraio 2014 e quindi il 24 febbraio 2024 uscirà il corto Piani di esistenza che come detto si ricollega direttamente a Ghostbusters Legacy o Ghostbusters Afterlife, film incentrato sulla morte di Egon e quindi ci sembrava opportuno iniziare questa nuova fase del progetto proprio in quel giorno. Poi noi ci accolleremo, però 24 febbraio. 24 febbraio, piani di esistenza. Il richiamo casuale del nome, anche il richiamo casuale di questo nome che anche lui l'ha chiamato piani di esistenza. Allora, è una delle tante strizzate d'occhi di Harold che ci sono arrivate. Dopodiché si salta a venerdì 8 marzo, festa della donna, e venerdì 8 marzo uscirà il corto su Davide, che si intitola Siamo Acchiappa Fantasmi. Se vi ricordate è la battuta che dice Davide nella battaglia finale, quando se la stanno vedendo brutta e stanno quasi pensando di darsela a gambe. Marines. Non siamo Marines. No, siamo Acchiappa Fantasmi. Esatto. E quindi il corto su Davide si intitola Siamo Acchiappa Fantasmi. Poi magari entriamo un po' più nel merito anche del perché di alcune cose. Venerdì 8 marzo Siamo Acchiappa Fantasmi, quindi 24 febbraio Piani di esistenza, 8 marzo Siamo Acchiappa Fantasmi. Il terzo corto stand alone, diciamo, sui personaggi di Real è quello su Simone, Paranormal Explorers, che uscirà
venerdì 22 marzo. 22 marzo, Paranormal Explorers, il corto su Simone Ruggeri. Tutti questi corti presentano delle vicende che si aprono e che trovano in ciascun corto una loro conclusione. Non è un continuo. Il corto inizia e finisce. Poi ognuno richiama qualcosa dell'altro. Ognuno richiama qualcosa dell'altro. Piccolo collegamento. Sono un po' paralleli, leggermente sì. sfalsati. Un po' come Ricchi e Morti, cioè sono autoconclusivi, sono... però comunque però, hanno una trama orizzontale. Sì. Dopodiché ci sarà il quarto e ultimo corto, che è quello che più direttamente si collega con Ghostbusters Minaccia Glaciale, che si intitolerà Brivido Mortale. E questo corto è veramente particolare, perché lo lanceremo online direttamente dal Romix domenica 7 aprile, dove avremo un panel insieme agli amici di Ghostbusters Italia, che sono sempre al nostro fianco e che salutiamo. E tra l'altro questi corti sono stati realizzati pressoché interamente da soci di Ghostbusters Italia. Quindi domenica 7 aprile tra un po' anche il Fumarola, domenica 7 aprile direttamente da Romix lanceremo online Brivido Mortale, il quarto e ultimo corto. Quindi, ricapitolando, sabato 24 febbraio, anniversario della morte di Harold Ramis, Piani di Esistenza e se piagne vediamo intanto. Venerdì 8 marzo siamo a Chiappa Fantasmi. E se ride? No. Meglio. Perché è il secondo. Esatto. Venerdì 22 marzo Paranormal Explorers. E lì si ride. Domenica 7 aprile Brivido Mortale. Si beve. No, si beve. Ma lì se piagne botto. Beh sì. Forse sì. Forse sì. Più del primo? No, meno, secondo me no. Meno. Diciamo che in tutto questo, questa scaletta viene fuori da grosse menti che si sono scervellate per capire quando far uscire. Ovviamente non io. No, a noi diciamo che un po', in questo caso non me ne verrà nessuno, spero. Questo slittamento di Frozen Empire un po' ci ha fatto gioco, perché questa bellissima cosa di essere ospiti dello stand di Ghostbusters Italia al Romix e poterlo lanciare lì, certo, lo potremmo fare prima che sia ancora uscito. Sì, o potevamo far pure se fosse uscito prima il film. Cioè... No, però diciamo così, questa cadenza, sì, diciamo, ci dà gioco. Va bene, guardiamo scritti, il lato positivo che non c'è. Per come sono stati scritti, per come lanciano il 7, noi pubblicheremo il nostro quarto e l'11 esce. Infatti ci piace anche l'idea di fare un po' da antipasto, no? anche perché filmone. Nel resto del mondo uscirà il 22 marzo, il giorno, esatto, del corto di Fabio. Che vedranno prima il mio e poi sì, per i fusi orari giustamente tocca prima il tuo, certo. Ovviamente. Quindi ecco, questi sono i corti. I corti ne vogliamo parlare un attimo brevemente? Sì. Parlane tu, perché sai quello che puoi dire. Diverse persone ci chiedevano ma questi acchiappafantasmi, dopo tutti questi anni, che cosa gli è successo, diciamo, in apertura? Saranno ancora acchiappafantasmi? Allora Real si chiude con loro che assumono la segretaria e arriva la prima chiamata. Il film si chiude con la storica acchiappafantasmi di Cristiana Lionello, che torno a ringraziare, che faceva Janine. Quindi sono entrati in affari ufficialmente. Che cosa è successo nel frattempo? Quello che è successo e che noi vogliamo raccontare con questi corti è il fatto che, risucchiati dalle frenesie, anche dal grigiore del mondo reale, sì, ognuno di loro tre a modo suo ha un po' dimenticato che cosa significa essere un acchiappafantasmi. L'unico che ancora... Anche perché, scusami, come si vede anche nella fine del film, non è che loro sono gli unici acchiappafantasmi. Esatto. Comunque è una cosa che si sta propaganda ampliando. C'è un settore, esatto, come dice Ludovico. Ci sono già dei gruppi in giro. Sì, esattamente. L'unico... Avete anticipato. Esatto. Esatto. Ma perché ne abbiamo parlato? Con Dan, gli ha mandato una mail perché al telefono rispondeva. No, WhatsApp. WhatsApp, scusa. Oppure se ha letto i sottotitoli di Real, ha detto. Che bella idea! L'unico che ha ancora abbastanza chiaro che cosa significa essere un acchiappafantasmi è Simone, che è da subito... Motivo per cui sarà il terzo. Esatto. Che era da subito il più entusiasta e il più convinto, però... anche alla luce delle intemperanze degli altri due, Simone ha finito per concentrarsi talmente tanto sull'essere acchiappafantasmi che ha finito per dare per scontato se stesso. Quindi ha un po' perso, ognuno di noi si è perso. Davide
che è quello un po' più attaccato al quattrino, al, un po' più furbetto, un po' più fancazzista, ha deciso che questa cosa di acchiappare fantasmi può avere dei risvolti social pazzeschi, che portano visualizzazioni, che portano sponsor, che portano soldi. E quindi lui si è entrato nell'ottica, maldestramente, nell'ottica dell'uomo d'affari. Dobbiamo monetizzare, monetizziamo, monetizziamo, monetizziamo. E quindi ha veramente dimenticato che cosa significa. Ludovico è quello che se la sta passando peggio di tutti. Io che dei social, come nella vita, non me ne faccio proprio zero. Quindi non condivido per nulla questo punto di vista. E nel frattempo, no, che altro si può dire? Il discorsivo dice un ecto influencer praticamente. Un ecto influencer? Un ecto influencer è esattamente il termine che uso io. Boom! Ti ho detto, si stanno autospoilerando. Ma ragazzi, esatto. Che meraviglia! Vabbè, allora facciamoli uscire tutti stasera. Dai, su, è finita, esatto. Dai, ormai. Beh, possiamo dire che Ludovico si sta interrogando. In crisi? Sì. Sì. È in crisi per vari motivi. Beh, diciamo che come nella vita reale, tra diciamo che la scelta di Ludovico di dedicarsi alla disinfestazione paranormale non è stata priva di conseguenze. Sì, ma quello si vedrà, si capirà, sì, proprio nei primi stacchi del corto, che finaccia ha fatto anche lui, e da lì succedono cose. Succedono cose. E succedono. Sì. Sì, E la cosa bella è che parla poco. Esatto. Cioè, per tutto il corto avevo detto che era un'ideona farlo parlare, cioè, sta cosa è meravigliosa, perché quanto ci abbiamo messo a girare suo? Pochissimo, perché capito, addirittura abbiamo cercato di rendere, vabbè, però in confronto che se ci avesse avuto abbiamo cercato pure di rendergli la vita difficile, non ci siamo riusciti, perché tanto resisteva. Tra l'altro, nel corto di Ludovico c'è una special guest d'eccezione, il nostro mitico Andrea Ciaffaroni, esatto, che è tornato nel ruolo del professor Ponzoni, che ha ricoperto in Ria la Ghostbusters Tale. Per un attimo ci ho avuto, ho detto, ma che stai a dire? Bene. No, però vabbè, vai. Sì. Prego. Per chi non collegasse le due cose, andatevi a vedere. In Real c'è un momento in cui lui c'è. Esatto. E allora, quindi in realtà sarebbe utile rivederlo a prescindere. Prima che esca il primo corto, vi consigliamo di riguardarlo per bene il film. Sì. Beh, sì. Va sempre visto. A me va, sì. Real, poi Afterlife. E poi arriva nel corso. Allora a sto punto te guardi Ghostbusters. No, vabbè. Real. Chiaro. Se te li vedi tu, se proprio Maradona deve essere, uno, due. Poi nel frattempo, se vuoi, ci puoi pure buttare dentro gli episodi. No, però non si trovano. Uno, della serie due. Animata. Della serie animata. Uno, due. Vabbè, Real, compri i DVD in inglese e te lo metti in inglese. Esatto. Ciao, Peter. Non riempiamo la ferita. No. Vabbè, non me la volevo far più a male. No, però dai, effettivamente se Maratona doveva essere questo piccolo mancanza. Nel quarto si riacchiappa un po'. Si riacchiappa tutto, perché comunque ognuno dei tre corti singoli rappresenta il percorso che ognuno di loro fa alla riscoperta di che cosa significa essere un acchiappafantasmi. Lo riscopriranno? Non lo riscopriranno? Boh, vedremo. Lo scopriremo in Brivido Mortale. Perché nel frattempo succede qualcosa. Ecco, una cosa la possiamo dire: questi corti sono ambientati durante Minaccia Glaciale, esatto, durante Frozen Empire. Un po' prima finiscono, iniziano un po' prima e finiscono un po' dopo. È come The Clone Wars. Esatto. La serie animata. Esatto. Gli ultimi episodi sono tra episodio 2 e episodio 3, proprio che... Sì, esatto. Diciamo, i corti iniziano un po' prima di Frozen Empire e finiscono un po' dopo. Un bel po' dopo, in realtà. Discorsivo ci dà una bella idea. Sì, Se potessi rifare una premiere di un video già uscito, non è necessario, però sarebbe stupendo rivederlo insieme a tutta la chat. Quindi wow. Effettivamente potremmo fare una live dopo il 24 e riguardarlo insieme. Sì. Questa è una bellissima idea. Perché no? Grande idea, grazie. La facciamo. La facciamo assolutamente. Perché tra l'altro andiamo a dare spazio prima del secondo corto, poi magari se vogliono fare commenti, domande su come abbiamo girato le scene...
su come ovviamente facciamo filtrare solamente quelli belli. No, sì, sì, sì. Se no, prima del 24 ci si fa ogni sera, o l'uno, o il due. Esatto. Giusto per riempire il vuoto del rimandato della però ve lo dico già, dopo il 21 d'Italia. Marzo non vi azzardate a fare spoiler se facciamo qualcosa. Chiuso in casa, non voglio sapere Per carità, mamma mia, ragazzi. Va bene, sì, sì, bellissima idea comunque, grazie. Grazie, veramente. La facciamo. Bene, ci sono altre domande? No. Attenzione. Abbiamo fatto addormentare tutti. Qualcosa ci saremo persi, qualcosa ce lo siamo persi. Non ce ne vorranno. Sicuramente. Ma perché Niccolò non mi è stato dietro con Instagram? Purtroppo... Sì, sì, sì. Instagram non sta più dicendo niente, per questo non sto dicendo. Questo è quello che dici tu. Roboxtube, esatto, ci chiede se ci sarà una Ecto 1X nei corti. Purtroppo. Purtroppo no. Però l'argomento viene. L'argomento viene tirato fuori perché toccato. Davide non è felice del fatto che loro non abbiano una Ecto 1. Da un punto di vista di immagine, di social, di monetizzazione, non avere la macchina aziendale è una bella gatta da pelare e quindi dovrà inventarsi qualcosa per risolvere il problema. Ci riuscirà? Boh. Lo scoprirete venerdì 8 marzo. Eh sì. Venerdì 8 marzo, giusto. Beh, io allora se non ci sono altre domande sì, l'unica che è arrivata ora da Dance Place dice parlando di Icon nel trailer, in effetti questa è una domanda che ci hanno fatto proprio all'inizio, ce la siamo persa sì. Nel trailer di Frozen Empire si vede Phoebe che gioca a scacchi con un fantasma sì. Chi pensate possa essere? Io non credo che possa essere Icon perché ho troppa fiducia in Jason Reitman e Gil Keenan come scrittori. Icon l'abbiamo visto passare dall'altra parte. Si è diventato stelle, è entrato sì. nell'iperuranio, non so come dire, comunque Egon è in pace, adesso sì. Non c'è più, ora si va avanti. Non credo che possa essere Egon. La cosa che mi ha incuriosito è il richiamo a Egon è così evidente che non può essere Egon, ma qualcosa. Sarà qualcosa di buono, qualcosa di cattivo, qualcosa... che sembra buono ma poi magari nasconde delle insidie. Mi ha molto intrigato vedere quello scacco fantasma muoversi sì. O meglio quello scacco reale mosso da un fantasma. Quindi io non credo sinceramente che possa essere Egon e sono immensamente curioso di sapere che accidenti sta succedendo a New York, anche perché è un'ottima mossa a livello di scrittura e sì. Di immagine, vedere quella scena cattura subito bello. Considerando quello che c'era stato con Legacy of Afterlife era quello sì. Io direi che... ragazzi mi sa che siamo in chiusura e noi non possiamo fare altro che ringraziarvi infinitamente. Grazie. Vi promettiamo che stiamo seriamente lavorando ai Blu-ray e al supporto a un video e faremo in modo che quando arriverà sia degno dell'attesa. Grazie a tutti della pazienza, del supporto. Vi ricordiamo un'ultima volta le date. Poi faremo anche dei promemoria per rinfrescare la memoria, esatto. Appunto. La nostra, prima di tutto. Esatto. Sabato 24 febbraio, piani di esistenza. Venerdì 8 marzo, siamo a Chiappa Fantasmi. Venerdì 22 marzo, Paranormal Explorers. E domenica 7 aprile, Brivido Mortale. Molto aspettando Minaccia Glaciale, Ghostbusters Minaccia Glaciale. Grazie. Ragazzi, facciamo grazie. Come i migliori programmi TV. Grazie agli host. Fabio, Edoardo, Cristian, Marco. Grazie a Niccolò Poltronieri, insostituibile regista. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. E... non c'è la sigla, però possiamo rimettere lo speciale per finire. Guardatevi lo speciale e rimandiamo lo speciale. E fatevi qualche domanda esatto. Su quello che vedete. Esatto. Grazie. Quello che abbiamo. Grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Perché serve un motivo per bere? Se vi serve un motivo ve lo do io, scusate, abbiamo superato 50.000 visualizzazioni su YouTube. Dai. È giusto, beh, questo è un buon motivo. Ragazzi, vai. Alle 50.000. Alle 50.000. E a quello che verrà.